Buongiorno a tutti, benvenuti alla nostra conversazione su musei, accessibilità, inclusione ed equità nei tempi del Covid-19. Grazie a tutti per la vostra presenza, sia qui su Zoom sia alla diretta Facebook. Do subito la parola ad Adele Maresca Compagna, presidente di Comitalia, che ringrazio per essere qui con noi. Sono io che vi ringrazio, saluto tutti, saluto Lucilla, la coordinatrice della Commissione, naturalmente Anna Maria Varravagnan, Gabriella Cetorelli e tutti i relatori e tutti quelli che interverranno e saluto anche gli altri ascoltatori che mi sembrano molto numerosi, quindi segnale di un grande interesse attorno a questi temi. Non devo ricordare a voi oggi il significato di questa giornata internazionale dei musei, siete credo tutti soci ICOM questa giornata vuole ribadire il significato e vuole ribadire il ruolo importante che i musei possono assolvere nella società contemporanea. Serve a ricordare questo ai decisori politici, a tutti i cittadini, ma anche serve a riflettere e a promuovere delle iniziative particolari attorno ad un tema che viene scelto di anno in anno. E quest'anno il tema è particolarmente interessante per noi, come abbiamo detto, i musei per l'uguaglianza, diversità e inclusione. Diciamo che questa giornata cade oggi anche, coincide con una prima lenta, graduale apertura dei musei e una ripresa delle attività, attività che, come sappiamo, non si sono mai del tutto interrotte, perché i musei continuano a lavorare anche quando le porte sono chiuse, ma che per noi è un segnale molto forte di fiducia, di speranza nel futuro, anche se non ignoriamo tutte le incertezze e le difficoltà in cui si dibattono i musei e i professionisti museali, in particolare quelli che non hanno particolari tutele e che quindi sono più fragili e quindi che scontano maggiormente gli effetti di questa crisi devastante, inattesa, che ha messo anche un po' in discussione una serie di certezze che noi avevamo sulla capacità del sistema, in particolare nei paesi occidentali, di frenare, di arginare questo tipo di cataclismi, perché questa pandemia è stata una vera e propria catastrofe che si è abbattuta su tutti i nostri paesi. E quindi questa giornata è da una parte una festa e appunto può essere un segnale, avere un valore simbolico molto forte. L'abbiamo detto più volte, tanto che ci stanchiamo anche forse di ripetere parole che possono suonare come retoriche e ripetitive, ma i musei costituiscono, al di là dell'attrattività turistica che rivestono più che più o meno rivestono, dei presidi culturali del territorio e delle opportunità per le comunità locali, quindi uno spazio di confronto di ascolto, di dibattito, non solo sui temi inerenti il patrimonio culturale. Scusate, non so se c'è qualche problema. Con ICOM. Scusate, potete spegnere i microfoni per favore? Adele, devi riattivare il tuo microfono. Eccomi, scusate. Dicevo che quindi i musei si pongono e ricordano la loro funzione di servizio pubblico e servizio pubblico essenziale, come è ribadito anche nella normativa nazionale. Ma per fare questo devono effettivamente
di essere riconosciuti dalle comunità come tali, e quindi di riuscire ad arrivare a tutta, ad essere percepito come un servizio effettivamente disponibile per tutti, per tutte le fasce della popolazione. Per questo il museo deve essere un luogo accogliente, è stato detto, oltre che accessibile fisicamente, inclusivo e partecipativo. I temi che sono, si aprono sotto questa etichetta generale del Museo per l'uguaglianza, il rispetto della diversità e l'inclusione sono tantissimi, e la vostra commissione ne è ben consapevole. Si tratta di accessibilità appunto non soltanto fisica e sensoriale, ma sociale, culturale, e passa per una serie di iniziative e di strumenti, di dispositivi che devono essere messi a punto e garantiti in modo stabile e continuativo dallo staff dei musei. Io non voglio parlare a lungo, il mio è soltanto un saluto, sono qui soprattutto per ascoltare voi che siete operatori che da anni si prodigano per far sì che tutti possano accedere ai musei, partecipare in modo consapevole e con tutti e anche emozionale a godere del patrimonio culturale. Quindi io senz'altro vi auguro buon lavoro e sono felicissima di questa occasione di confronto e di dibattito. Grazie a tutti voi. Grazie, grazie Adele. Passo la parola ad Anna Maria Gavagnan, che è la referente nazionale della Commissione Accessibilità, per una breve introduzione. Grazie Lucilla. Allora, per prima cosa grazie alla nostra Presidente di Comitalia delle Maresca per essere intervenuta, perché so quanti e quali impegni ha in questi giorni online, perché online gli impegni proliferano, sono molti di più che quelli fisici, per cui veramente grazie per essere intervenuta nella nostra giornata. Alla nostra conversazione, così l'abbiamo voluta chiamare Lucilla ed io quando ci abbiamo pensato. Voglio ringraziare Lucilla per il lavoro, il grandissimo lavoro che ha svolto questa settimana per cercare di organizzare una giornata che abbiamo deciso veramente pochissimi giorni fa. E quando ci abbiamo pensato, io mi sono posta una domanda: ma che senso ha la Commissione Accessibilità? Ha un senso la Commissione Accessibilità? Naturalmente è una provocazione, però è da pensarci. I musei, come ha detto giustamente Adele Maresca, potranno riaprire da oggi. E oggi a Milano ha aperto il Pol di Pezzoli e fra qualche giorno apriranno altri musei con gradualità, ma faranno fatica probabilmente, non sarà una cosa così semplice, non sarà così semplice se pensiamo che i musei civici di Firenze, secondo il sindaco Nardella, non apriranno, l'area archeologica di Pompei, che è un'area all'aperto, aprirà a giugno con un percorso molto limitato. E leggendo la circolare 26 però del direttore generale Antonio Lampis, qualcosa mi ha tirato su di morale e ho letto questa frase che vi cito. Lampis ha sottolineato che l'apertura è importante perché i comprovati benefici della visita museale per la salute fisica e mentale sono particolarmente necessari dopo il periodo di contenimento sociale. E allora ho iniziato a pensare, forse la Commissione Accessibilità ancora un senso ce l'ha, perché se il direttore generale parla dell'importanza per la salute fisica e mentale particolarmente necessario, io sono molto contenta, anche perché in tutti i documenti che avevo letto in questi giorni, non li ho letti proprio tutti, ne sono stati emanati tantissimi, io la parola accessibilità e inclusione non l'ho trovata. E questo mi aveva un po' intristito. Questo, sempre come ha ricordato la nostra Presidente, è la giornata internazionale dei musei, dedicata a temi che la Commissione Accessibilità ha fatto propri da tanti anni. Voglio solo ricordare che la Commissione Accessibilità è nata più di 15 anni fa, su impulso di Dario Scarpati, che parlerà più tardi, ed è stata la prima commissione tematica accessibilità aperta in un comitato nazionale, ICOM, ed è stato molto importante. Molti in questi anni e anche recentemente ci hanno detto: ma che cosa servite?
Per le persone con difficoltà motoria non abbiamo problemi, c'è già la Commissione Sicurezza ed Emergenza che ci pensa. Per le persone con difficoltà o con disabilità cognitiva c'è la Commissione Educazione e Mediazione insieme alla Commissione Museologia. Insomma, per la vera accessibilità ci sono altre commissioni che ci pensano, anche la Commissione Tecnologia, saluto Marras che è qua, aiuta le persone con disabilità. Ma non si può pensare alla disabilità, all'inclusione, all'accessibilità con compartimenti stagni. Ma forse è venuto il momento di pensarlo in modo globale, in modo olistico. Io ci spero ancora, ci credo ancora. L'inclusione non è una cosa che interessa un certo pubblico. L'inclusione interessa tutti noi, tutti noi. Se si fa un progetto per una modalità di accesso più agevole ad un museo, questo sarà utile per la persona con disabilità motoria, ma anche per i bambini, gli anziani, il giovane che ha la gamba ingessata perché si è rotto il femore sciando. Io, che sono una pigrona e amo entrare in modo più agevole in un museo, se si fa un programma, un progetto con una didascalizzazione semplice, con scritte chiare, facilmente leggibili, con il vocabolario minimo, a bandiera, con il testo a bandiera, eccetera, eccetera, non lo si fa solo per le persone con disabilità cognitiva, lo si fa per tutti, perché lo leggeranno i bambini, lo leggeranno gli adulti che vogliono avere solo delle notizie principali per poi successivamente affrontare meglio un'opera, o per le persone di diverse culture che non conoscono benissimo l'italiano, per tutti e per le persone con disabilità cognitiva. Ecco perché è importante una commissione accessibilità che pensi in modo globale all'inclusione. E in questo momento in cui la pandemia ci costringe a ripensare a tanti aspetti della nostra vita, è importante pensarlo proprio alla luce del Covid-19, perché non ci abbandonerà molto presto. E anche se ci abbandonasse presto, io lo auspico, perché voglio tornare ad andare a teatro, vorrei tornare ad una vita veramente normale. Dobbiamo ripensare a altre modalità per la fruizione dei musei. Quando con Lucilla abbiamo pensato a questa giornata, Lucilla ha pensato di metterci a disposizione la piattaforma Zoom, e di questo la ringrazio, perché a differenza di altre piattaforme è molto più accessibile ed utilizzabile anche per le persone con disabilità visiva. Avevamo pensato anche una sottotitolazione per ovviare alla carenza di un interprete in lingua dei segni. Questo è molto grave per una commissione accessibilità, ma noi non possiamo permettercelo economicamente. Lo faremo più avanti, nel senso che la sottotitolazione si farà per la registrazione che poi andrà su YouTube, e per il momento ci scusiamo di non aver potuto dare questo servizio importante in questo momento. Io farò da moderatrice insieme a Lucilla, saremo molto dure perché i tempi sono contingentati, abbiamo deciso, come vedete, tutto all'ultimo momento, ci sono stati dei piccoli problemi anche tecnici, ma ci crediamo in questa giornata proprio per dar voce a chi nei musei lavora e per cui conosce bene le difficoltà del momento, quali sono i progetti, quali sono i progetti per il futuro e anche per il momento attuale che stiamo vivendo. Prima di iniziare, permettetemi però una notazione personale. In questi giorni, al rientro di Silvia Romano, ci sono stati molti giudizi, molte persone hanno espresso giudizi anche fortemente negativi. Qualcuno l'ha chiamato una sciacquina, e una sciacquina che si era recata come volontaria in un paese in via di sviluppo. Quando in un paese in via di sviluppo servono ingegneri, servono tecnici, servono medici, non servono ragazzine che fanno le mediatrici culturali o le mediatrici linguistiche, questa è la laurea di Silvia Romano. Questo mi ha amareggiato molto, perché questo è un modo di vedere la cultura, o diciamo è un modo elitario, bieco, becero, elitario di vedere la cultura. E ICOM l'ha già superato da tempo, questi giudizi biechi. La cultura è un'altra cosa. La cultura è un valore importante, ha un valore sociale, il valore di scambio, il valore dell'incontro, il valore relazionale della cultura, che ci serve proprio per
per creare ponti, per costruire ponti fra le persone, per eliminare le barriere, soprattutto in questo momento di Covid. La cultura ci servirà per superare queste barriere. Insomma, di questo si occupa la Commissione Accessibilità. E allora, soprattutto oggi, io non vorrei che succedesse quello che Huxley ha predetto nel 1930 nel suo libro, che sta diventando veramente molto attuale. E in questo libro, Il mondo nuovo, Huxley presagiva tante cose, fra cui anche la pandemia, ma presagiva anche la chiusura totale dei musei e la distruzione, come peraltro è avvenuto, dei luoghi storici, proprio perché non servono, serve qualcos'altro, servono solo i tecnici. E non vorrei che un giorno questo avvenisse, che i musei costano troppo, mantenere i musei, allora ci si limitasse. E allora oggi, più che mai, più che ieri, sono convinta che la Commissione Accessibilità ha un grande senso. E per cui iniziamo questa nostra conversazione, che sarà molto libera e porterà, credo, moltissime novità. Io introdurrò mano a mano i nostri speaker e poi Lucilla dirà due parole alla conclusione. Vi ricordo che avete 10 minuti, non sono moltissimi, e per cui do la parola a Gabriella Cetorelli della Direzione Generale Musei MIBAC e per parlarci di quello che il MIBAC sta pensando di fare in questo periodo. Grazie Gabriella. Bene, grazie, mi sentite? Buonasera, innanzitutto intendo ringraziare ICOM Italia per aver voluto in questa importante ricorrenza data dalla Giornata Internazionale dei Musei 2020 condividere con la Direzione Generale Musei del MIBAC questi spunti di riflessione che poi saranno, diciamo, l'oggetto di questo pomeriggio che trascorreremo insieme sul tema dell'accessibilità, inclusione ed equità ai tempi del coronavirus. Come noto, ne parlava prima il Presidente, la dottoressa Maresca Compagna, i musei, sulla base della definizione di ICOM del 2007, che poi abbiamo recepito anche noi come MIBAC nel 2014, sono luoghi della cultura e sono istituzioni permanenti. Vorrei aggiungere, come diceva la dottoressa Maresca Compagna, in base al decreto legislativo 146 del 20 settembre 2015, sono anche servizi pubblici essenziali senza scopo di lucro al servizio della società e del suo sviluppo e aperti al pubblico. Una società, abbiamo detto, intesa in senso di comunità, sia locale che globale, appunto aperti al pubblico. Non di meno il periodo di lockdown, che proprio oggi peraltro entra nella sua seconda fase, impone a noi tutti un momento di riflessione su quelli che saranno i nostri musei dopo l'esperienza della pandemia e come cambierà la nostra società nei confronti di questa pandemia che costituisce ancora in questi giorni, ancora oggi, una tragica contingenza non solo italiana, ahimè, ma che addirittura si è estesa, come vediamo ogni giorno dai nostri media, a livello appunto su scala planetaria, a livello planetario. I tre punti su cui mi voglio soffermare sono quindi il tema dell'innovazione, dell'interazione e dell'inclusione, che sono divenuti oggi dei parametri che più frequentemente ricorrono nel tema appunto della questione museale. Partiamo dal concetto dell'innovazione. Dal momento della chiusura dei musei, quando appunto siamo partiti con la fase 1, è apparsa chiarissima l'esigenza di dover aprire da parte di quanti erano idonei a farlo le collezioni museali attraverso tecniche innovative analisi multimediali. La visita virtuale quindi è diventata per i nostri musei, gioco forza devo dire, un modo privilegiato per presentare i luoghi e le collezioni. Lo stesso Ministero dei Beni Culturali ha avviato un progetto, il progetto Grand Virtual Tour, sui propri canali istituzionali, diciamo dando l'avvio a questo viaggio digitale lungo la penisola, solo per i nostri musei, quindi per gli istituti museali, ben 1411 appuntamenti che sono stati proposti dai vari istituti museali sparsi sul territorio nazionale. L'esperienza virtuale che tanta parte di sé sta mettendo in campo in questo periodo
si porta quindi a rielaborare il concetto di esperienza museale, che deve mirare a una sempre maggiore creazione di soluzioni inclusive, utilizzabili dal maggior numero dei nostri fruitori e che non richiedano più, come è stato già detto in apertura, soluzioni speciali, bensì vivano di caratteristiche di ampia trasversalità. In questo senso, perché una trasformazione digitale come quella che stiamo vivendo in questi giorni sia inclusiva per tutti, sarà necessario innanzitutto che noi impariamo a rivolgerci ai nostri pubblici attraverso messaggi di sintesi, nella consapevolezza che spesso una grande moltitudine di informazioni possa disorientare e allontanare i nostri fruitori e creare situazioni di frustrazione, che è una cosa molto, diciamo, da evitare assolutamente, quindi molto deleteria per chi fa comunicazione museale, o ancora peggio di smarrimento. E dobbiamo essere capaci anche di orientarci sulla concretezza dei contenuti per favorire al più possibile la semplificazione di questi contenuti e per, diciamo così, arrivare a superare quelle che sono le differenze culturali di ciascuno dei nostri visitatori. Anche le caratteristiche essenziali dei contenuti stessi che si vogliono rappresentare sarà fondamentale in questo nostro nuovo porgerci ai nostri fruitori, come pure la capacità di stabilire interazioni tra la storia che il museo racconta e la storia personale di chi del museo fruisce. Di fatto il museo, ancora prima dell'esperienza Covid-19 che stiamo vivendo, ha intrapreso una nuova visione del concetto del fare cultura, fra virgolette, spostando l'attenzione dalle cose alle persone ed in particolare al vissuto delle persone nella città, nella necessità sempre maggiore di offrire al visitatore effettive esperienze di visita in quello che si può definire un nuovo umanesimo, così come lo ha definito appunto il direttore generale Musei, il dottor Lampis. L'innovazione prodotta dalle tecnologie ci ha quindi condotto alla possibilità per chi si occupa di musei di valutare le interazioni che la tecnologia offre, più che valutare, come abbiamo fatto finora, il mero numero dei biglietti staccati e dei dati percentuali dell'affluenza to court, tenuto conto, nonostante il fatto che abbiamo avuto negli ultimi anni un trend molto positivo dei nostri visitatori e siamo arrivati alla fine dell'anno scorso a 55 milioni di visitatori, una situazione che sicuramente il Covid-19 bloccherà in questo momento. Ma quello che dobbiamo ancor più fare a partire da questo momento sarà la capacità di fornire emozioni attraverso le possibilità che anche il canale digitale, che oggi è quello maggiormente sfruttato per consentire la fruizione dei nostri musei, ha prodotto e produce. In questo senso possiamo dire che l'innovazione digitale ha contribuito e sta contribuendo a rendere la cultura più accessibile, avvicinando i pubblici reali e virtuali al patrimonio che intendiamo, dalla Convenzione di Faro, come eredità culturale e generando nuove possibilità di fruizione, e come ad esempio per coloro che hanno difficoltà a spostarsi e a viaggiare. Una realtà che tra l'altro oggi appartiene a tutti noi proprio a seguito del contenimento sociale che il Covid ha prodotto. Ma dobbiamo pensare anche a quelle che sono le opportunità che ci offre la tecnologia nel proporre nuovi linguaggi, di più facile comprensione, come pure i metodi di semplificazione, questo è un altro, dei punti forti, dell'esperienza museale, che vanno dalla realtà aumentata, al gaming, alla modellazione 3D, alle ricostruzioni tridimensionali, penso agli avatar messi in campo dal centro sperimentale della RAI di Torino, che ci portano immediatamente alla comprensione di un manufatto e alla conoscenza delle collezioni, che sono in genere poste in luoghi anche chiusi, come per esempio i depositi o gli antiquaria,
che possono essere di difficile fruizione per mancanza, diciamo, di opportunità di apertura dei luoghi stessi. Penso alla mancanza di personale, che nel nostro ministero è molto forte, o per mancanza da parte, diciamo, dei fruitori di potervi accedere per situazioni di tipo, diciamo, sociale, come in questo momento, come può essere una pandemia, o di natura personale, essendo magari impossibilitati a poter viaggiare. E devo dire che anche l'uso di prossimità, diciamo, di dispositivi di prossimità ha contribuito in questo periodo alla facilitazione della comunicazione e del coinvolgimento dei nostri pubblici, nell'ottica di realizzare sempre più il museo come luogo dell'educazione e del diletto. Questo per riprendere la definizione di ICOM con cui ho avviato questa riflessione. E spesso il digitale ha consentito e consente esperienze altrimenti impossibili da vivere attraverso approcci dinamici di relazione, specie per i pubblici appunto a fragilità sociale. Questo ci porta a considerare il museo non più come un luogo in cui i visitatori assumono passivamente un pacchetto di offerte precostituito, una cosa che abbiamo fatto per molti anni, limitandosi a ricercare ciò che nel museo si può apprezzare, magari scattando qualche foto, mandando qualche immagine dell'esperienza, ma sperimentando invece ciò che nel museo si può concretamente realizzare, ed in particolare ciò che ciascuno può fare sulla base delle proprie esigenze e del proprio vissuto. Quindi importanti divengono gli incontri reali e virtuali più ancora che i luoghi. I luoghi sono stati sostituiti dall'attenzione rivolta alle persone. Parlando di museo digitale, tuttavia, e questo lo stiamo vedendo proprio in questi giorni, il rischio è che si possa perdere il contatto con l'esperienza reale, che costituisce invece la ragione d'essere del museo, se è vero che ciò che non si può pienamente fruire finisce per non esistere o esistere solo in maniera parziale. Relativamente al concetto di interazione, un possibile scenario potrà quindi essere quello di favorire la creazione di realtà ibride, dove accanto alle esperienze virtuali che stiamo vivendo in questi giorni, potrebbero essere invece inserite esperienze di mediazione culturale, e della mediazione abbiamo già in qualche modo parlato proprio in apertura, con diciamo assistenti museali virtuali o reali, possano interagire direttamente con i visitatori, rispondendo alle loro domande, soddisfacendo le loro curiosità, costruendo percorsi adatti alle caratteristiche di ciascuno e alle loro attitudini, anche ai fini della fidelizzazione e della promozione dell'esperienza museale. Si tratta di forme di sperimentazione che sono partite negli Stati Uniti da poco, ma che stanno dando risultati molto apprezzabili proprio nella capacità di sviluppare interazioni a misura di visitatore. È di fatto evidente come la mediazione dell'operatore non possa essere in nessun modo delegata alle tecnologie, che sono sì un mezzo, ma non il fine della fruizione museale. In tal senso vorrei riproporre un aspetto importante che la Direzione Generale Musei ha particolarmente a cuore, la figura del responsabile dell'accessibilità. Come abbiamo individuato nella circolare 26 del 25 luglio del 2018, si tratta di un tecnico che, oltre ad avere funzioni di coordinamento in tema di progettazione, comunicazione, promozione e allestimento delle attività museali nei confronti di tutti i tipi di pubblico, dovrà organizzare di volta in volta anche le attività relative all'accoglienza, orientando a riguardo il personale preposto a tali mansioni anche nella capacità di costruire tecnologie in tema di accessibilità e di comunicazione con l'ausilio di esperti del settore. Scusi, dottoressa Cettorelli, ma il tempo è quasi finito. Le chiedo solamente di concludere, perché abbiamo dato 10 minuti, a lei ne ho dati qualcuno in più. Benissimo, allora direi che posso terminare dicendo che la Direzione Generale Musei sta mettendo in atto dei progetti importanti, fra cui in questo senso nel tema della comunicazione museale il progetto di arte, di cui inaugureremo la seconda fase di espansione da 80 a 150 luoghi della cultura, e nei prossimi giorni, entro la fine
del mese di giugno, e che poi tentiamo, vorremmo portare questo progetto, è un progetto che darà informazioni attraverso Open Data ai nostri fruitori del patrimonio su quelle che sono le reali condizioni di accessibilità dei luoghi della cultura attraverso la presentazione di analisi, di rilevazioni dei luoghi. Lo vorremmo portare poi, insomma, estenderlo a tutti gli edifici, i luoghi del sistema museale nazionale. Dunque la breve riflessione è questa. E, diciamo, in due situazioni sono da una parte. Da una parte, appunto, la possibilità che le tecnologie possano aiutare in questa fase di Covid, appunto, la fruizione del museo. Dall'altra, la necessità imposta dal distanziamento sociale e lo scaglionamento delle visite contribuiranno sicuramente alla creazione di nuovi spazi e di nuove strategie che potranno offrire maggiore attenzione verso la costruzione di esperienze basate sul visitatore, non più solo oggetto al centro dell'attenzione delle politiche di accoglienza, ma protagonista dell'esperienza museale. E se è vero, quindi, e concludo, che la parola crisi sottintende un concetto di opportunità, il momento che stiamo vivendo nel ribadire il ruolo terapeutico del museo, più volte riconosciuto come luogo di benessere sociale, chiude i nostri scenari a nuove prospettive, che considerano quanto sia oggi estesa da parte di tutti i fruitori del nostro patrimonio, sulla base delle loro specificità, la domanda inespressa e talora inconsapevole di conoscenza, spesso mascherata da esigenza di svago, e il tutto ci invita appunto a ripartire dalle persone, e da qui noi ripartiremo come direzione musei. Bene, grazie dottoressa Cetarella, mi piace il discorso che ha fatto sulle persone, anche se il distanziamento sociale non consentirà ai nostri neuroni a specchio di dialogare, questo sarà molto grave per il tema benessere. Passo la parola a Lucilla, se voleva aggiungere qualcosa. Lucilla, vuoi dire qualcosa? No, ringrazio anch'io Gabriella, anche per aver messo nel suo intervento al centro le persone, che secondo me è una cosa che dobbiamo ricordare sempre quando progettiamo i nostri musei. Grazie. Bene, adesso do la parola a Domenica Primerano, a MEI, Associazione Musei Ecclesiastici Italiani, e direttrice del Museo Diocesano Tridentino, e l'associazione e i musei diocesani in questi giorni veramente hanno dato vita a delle esperienze estremamente interessanti. Io ho seguito quella del Museo Diocesano di Milano e non la vedo, spero che ci sia. Non vedo Domenica Primerano e le darei la parola. Io ci sono, mi sentite? Sì, perfetto, grazie, prego. Lei ha 10 minuti. Perfetto. Grazie. Allora, io qui in mano lo faccio vedere a Lucilla. Gli atti del convegno accessibilità museale che abbiamo fatto a Molfetta in novembre, atti che dovevano essere presentati il 29 febbraio in occasione dell'assemblea della nostra associazione, nella quale si sarebbe eletto il nuovo presidente. Io sono una presidente scaduta come lo yogurt, però ho dovuto portare avanti appunto la nostra associazione in questo tempo sospeso. Un tempo sospeso che dura tuttora. Abbiamo fatto una riunione di coordinamento di tutti i coordinatori italiani e insomma la situazione è abbastanza problematica, abbastanza difficile, perché si parla poco di riapertura. Chi lavora nei musei in questo momento è per lo più in cassa integrazione oppure in ferie obbligate. Non ci sono indicazioni chiare, insomma, quindi c'è molta preoccupazione, devo dire. Noi come AMEI, già nel momento della chiusura dei musei, abbiamo invitato tutti i nostri soci con questo slogan "A me interessa la salute" a appunto lavorare perché la gente stesse in casa e comunque a non perderci di vista. Quindi le persone, pur essendo in cassa integrazione, pur essendo in ferie obbligate, hanno cercato di mantenere viva
l'attività dei nostri musei attraverso l'attività online, chiaramente con mezzi molto risicati, sperimentando molto, sbagliando anche molto, però devo dire che c'è stata una buona reazione. Le altre cose che abbiamo fatto è stato inviare una lettera all'Ufficio Nazionale Beni Ecclesiastici della CEI a Franceschini per evidenziare le criticità e i punti di forza della nostra realtà. Quindi ci siamo posti alcune domande, anzitutto come riaprire. Adesso che ci sono queste linee guida, abbiamo più o meno capito come muoverci. Ovviamente c'è il discorso della gradualità, della sostenibilità, della flessibilità, corsi degli obiettivi raggiungibili, e come a me cercheremo di dare dei suggerimenti ai nostri soci. Qualcuno ha posto una seconda domanda: perché riaprire? Allora, è una domanda legittima ovviamente, però se pensiamo che il museo recita la definizione I come un'istituzione permanente senza scopo di lucro ed è un servizio pubblico essenziale, la domanda è un po' retorica. E la cosa che ci preoccupa è che se questa domanda la fanno coloro che dovrebbero essere i nostri alleati, coloro che dovrebbero sostenerci, allora insomma siamo ancora più preoccupati e viviamo spesso una frustrazione derivante dal fatto che continuamente dobbiamo farci legittimare, insomma dobbiamo dimostrare di avere le carte in regola perché svolgiamo questa azione pastorale che forse dovremmo capire meglio oggi cosa vuol dire funzione pastorale, dovremmo fare un ragionamento di questo tipo. Ma in tutto questo abbiamo un grande alleato. L'anno scorso, il 24 maggio, abbiamo incontrato Papa Francesco che nel messaggio che ci ha mandato ha detto: i musei ecclesiastici concorrono alla buona qualità della vita della gente creando spazi aperti di relazione tra le persone, luoghi di vicinanza e occasioni per creare comunità. E direi che questa è la risposta, è una risposta che non ammette repliche al perché noi dobbiamo riaprire. E poi ci chiediamo per chi dobbiamo riaprire, ce l'ha già detto Papa Francesco, per le nostre comunità, e naturalmente non pensiamo, la comunità non è fatta solo di fedeli, chiariamo, perché a volte si pensa con quel pregiudizio che ci tiriamo addosso da una vita che noi ci rivolgiamo solo ai fedeli. Ci rivolgiamo a una comunità che, come sappiamo, oggi non è più la comunità di un tempo, è una comunità in continua trasformazione, sono tessuti territoriali che mutano, sono miscele di culture e di religioni con le quali noi ci dobbiamo confrontare. E quindi il museo ecclesiastico, il museo in genere, in questo momento soprattutto, devono essere appunto dei presidi di relazione, devono attivare un ascolto nei confronti della comunità, anche perché credo che si esca da questa crisi con un carico di sensazioni, di cose che dobbiamo aiutare a rielaborare. E del resto noi abbiamo sempre lavorato più che con i turisti, con le nostre comunità, quindi per così dire partiamo avvantaggiati perché queste relazioni le abbiamo già tessute nel tempo, quindi visto che il grande turismo non ci sarà, noi continueremo a lavorare con i residenti, con il turismo di prossimità, con coloro che già ci conoscono, con i quali già lavoriamo, cercando di costruire un ponte tra questa comunicazione online che abbiamo sperimentato in qualche modo, bene o male, in questo periodo, e una comunicazione in presenza. Allora arriviamo alle sfide e alle opportunità. Nei momenti di crisi, certo, la sfida è sempre grande, però la storia ce lo dice che sono proprio i momenti di crisi nei quali si può dare vita alla nostra creatività, alla voglia di trovare qualcosa di nuovo e quindi accogliere tutte le opportunità. Naturalmente questo significa riconfigurare tutti i paradigmi con i quali abbiamo lavorato finora e sintonizzarsi su frequenze diverse
e mettere in campo però anche un'attrezzatura forte. E da qui il problema delle competenze, che è un problema molto importante nei nostri musei, perché molto spesso ci si basa sul volontariato. Non ho nulla in contrario sul volontariato, però penso che il volontariato è di supporto a una struttura che deve avere delle competenze, altrimenti lavoriamo sul nulla. Allora, io credo che si debba lavorare su due temi, sulla normalità e sulla cura. Allora, parlando di accessibilità, spesso si associa l'accessibilità alla disabilità, quindi al confronto tra normalità e altro. Ecco, noi nei giorni della chiusura forzata ci siamo resi conto, penso, di quanto sia devastante certa normalità. Mangiare nei tavolini dove non ci sta neanche due piatti, fare cose che sono solo legate a processi economici, alle quali ci siamo adeguati per tempo. In questi due mesi ci siamo accorti del silenzio che è migliore del traffico, del tempo che abbiamo per gli affetti, ci siamo accorti che ci sono ritmi diversi da quelli che avevamo normalmente. Abbiamo, come dire, siamo diventati più attenti all'essenziale. Ci siamo chiesti, secondo me, cosa meritava essere incrementato, nutrito, custodito. Ci siamo fatti delle domande. Ecco, il rischio adesso è che tutto questo sia un bagaglio che vogliamo abbandonare in fretta, no? Un bagaglio scomodo da buttare via. E invece io credo che sia molto importante integrare nel vissuto delle persone ciò che queste ferite, la solitudine, l'isolamento, il dolore, perché tanta gente ha avuto persone morte a fianco, tutto quello che queste ferite hanno fatto emergere. E quindi credo che il museo in questo momento abbia anche il compito di mantenere vive tutte queste riflessioni perché non vadano perse. E qui entra il secondo elemento, la cura. La cura che Heidegger diceva che l'aver cura è il modo in cui si interagisce con gli altri. Ecco, la cura secondo me è un elemento fondamentale che ha a che fare col discorso di accessibilità. E quindi in questo momento in cui per fortuna non avremo più la tirannia dei numeri, perché non dovremo dimostrare di aver avuto tot visitatori, avremo tutto il tempo per lavorare su progetti piccoli, mirati, di qualità, rivolti a determinate fette di pubblico ai quali forse magari prima non avevamo avuto il tempo, la possibilità di rivolgersi con tranquillità. E quindi è questa l'opportunità che noi dobbiamo cogliere, facendo dei progetti però che abbiano un senso, insomma, non tanto per fare, perché appunto è molto difficile lavorare su questi temi. Ma credo che in questo momento noi abbiamo questa opportunità, e questo significa anche cominciare a valutare l'azione dei musei in altro modo, misurare le performance dei musei in base a indicatori altri rispetto a quelli ai quali ci dobbiamo sempre sottoporre, numeri, numeri, numeri. Ecco, quindi l'auspicio che io faccio per i nostri musei che hanno poche possibilità, speriamo di poter riaprire, ma anche se non riapriremo facciamo piccoli progetti mirati, perché il tema dell'accessibilità in questo momento penso che sia centrale. Se ho tempo un attimo vi racconto semplicemente il nostro museo ha dato vita a questo museo della quarantena, e quindi abbiamo chiesto alle persone di mandarci la foto dell'oggetto che li ha aiutati in questo periodo e spiegare perché. C'è chi ci ha mandato la foto della rugiada, chi ci ha mandato la coroncina del rosario, chi ci ha mandato le scarpe da ginnastica. Ecco, con questo museo della quarantena noi andremo in piazza, andremo nei quartieri e cercheremo di far parlare le persone di queste cose, e io credo che questa sia un'azione pastorale. Grazie veramente, dottoressa Primeran, prima di tutto perché è stata nei 10 minuti esatti e poi splendida questa idea del museo della quarantena che vorrò vedere assolutamente. Lucilla, devi dire, vuoi aggiungere qualcosa? Ringrazio anch'io Mimma,
Come Anna Maria trovo davvero poetica l'idea del museo della quarantena, degna di Pamuk. A Pamuk sarebbe piaciuto, anch'io verrò sicuramente a vederlo quando sarà in piazza, nelle piazze. Tienici aggiornata, verremo tutti. Grazie, è già online sul nostro sito, quindi se volete andare sul nostro sito vedete le cose che ci hanno già donato, ma potete donarle anche voi, Aggiungete. Volentieri, volentieri. Aggiungete. Però dovete motivare. Sicuramente. Okay, lo faremo. Sicuramente, splendido. Grazie mille. Adesso passo la parola a Mauro Bigi, Fondazione Innovazione Urbana Comune di Bologna, Progetti Sostenibilità, per il suo intervento, Accessibilità e Partecipazione, Bologna come cantiere di innovazione. Questo è veramente, veramente molto interessante, perché Bologna appunto si propone come città accessibile. Il dottor Bigi, eccolo, buonasera. Buongiorno, buonasera a tutti e grazie per questo invito, perché per noi è un'occasione importantissima, devo dire soprattutto per imparare, oltre che per portare quella che è la nostra esperienza di questi anni. Due parole sulla Fondazione Innovazione Urbana, che non so se tutti conoscono, è nata circa 2 anni fa dall'esperienza decennale di Urban Center Bologna per volontà del Comune e dell'Università di Bologna. Ed è di fatto un centro di analisi, elaborazione, comunicazione e anche coproduzione su tutto quello che è la trasformazione urbana della nostra città per affrontare sfide sociali, della sostenibilità e anche tecnologiche. Quello che porto oggi è appunto la nostra esperienza, che come vedrete è in qualche modo tocca i musei più che entrarci dentro. E lo farò attraverso 3 verbi che ci guidano un po' nella nostra attività e nell'approccio con cui lavoriamo. Il primo di questi verbi è ascoltare. Noi siamo partiti nel nostro percorso sull'accessibilità, ma in generale in tutti i percorsi e in tutte le sfide urbane, proprio partendo dall'ascolto dei bisogni e delle istanze delle diverse comunità di cittadini, inclusi quelli con disabilità. E per noi è stata una grande sfida negli ultimi 2 anni non solo portare il tema dell'accessibilità, ma portare le persone disabili ai nostri laboratori e ai nostri momenti di ascolto e di coprogettazione. E una sfida nella sfida è stato cercare di rendere questi incontri il più possibile accessibili per quello che è possibile. Io sentivo prima anche i problemi o comunque i compromessi che anche voi oggi in questo importante incontro avete dovuto accettare. Quello che noi ogni volta che organizziamo un laboratorio ci troviamo un po' ad affrontare, fin dove riusciamo a garantire un'accessibilità per tutti e in qualche modo dove dobbiamo trovare appunto dei compromessi o delle soluzioni alternative. In ogni caso, l'ascoltare per noi è stato il punto di inizio proprio da cui partire. Il secondo punto e il secondo verbo è coprogettare, e quindi non solo partire dai bisogni, non solo ascoltare per capire quali sono le necessità, ma coinvolgere attivamente tutto il mondo dell'associazionismo, appunto delle comunità e anche delle singole persone disabili che possono contribuire alla progettazione delle soluzioni, quindi non solo dirci dove sta il problema, ma anche aiutarci a trovare la soluzione o anche aiutarci a capire qual è il compromesso possibile a cui possiamo effettivamente arrivare. E il terzo verbo è sperimentare, quindi un po' mettere le mani in pasta. Un po' come fondazione cerchiamo in tutti i percorsi, rispetto a tutte le sfide urbane che stiamo affrontando anche durante questa emergenza, di sostenere e sviluppare dei cantieri di sperimentazione, un po' per promuovere delle azioni possibili dal basso, collettive, che coinvolgano direttamente le diverse comunità.
e anche per capire appunto quali sono le soluzioni possibili, che spesso non sono quelle perfette o quelle ideali, ma quelle che a condizioni date, a risorse date o nei tempi brevi in cui ci vengono sempre più rapidamente, no, chieste delle soluzioni, siamo in grado di dare. E è così che sono nati due percorsi che molto velocemente volevo illustrarvi stasera. Il primo si chiama UArea for All, è un percorso che è nato all'interno di un progetto europeo che si chiama ROC, con il quale abbiamo sviluppato all'interno della zona universitaria di Bologna. Abbiamo appunto ideato e sperimentato dei servizi di visita inclusiva dei musei, ci sono molti musei universitari e anche comunali nell'area universitaria di Bologna e più in generale del ricco patrimonio culturale presente in quest'area, lavorando soprattutto sull'accessibilità e la fruibilità che già ci sono, cioè su quegli elementi che potevano essere valorizzati e in qualche modo collegati da subito per creare appunto un racconto, un percorso all'interno dell'area e che collegasse diversi contenitori culturali. E nel fare questo anche individuare, proprio mettendo insieme, come vi dicevo prima, le comunità, le associazioni, le persone disabili con gli operatori culturali e museali, anche creare le condizioni per delle collaborazioni che consentano poi di aumentare anche il livello di accessibilità che c'è. Questo percorso è iniziato l'anno scorso, quindi ben prima dell'emergenza sanitaria, ma negli ultimi mesi ovviamente ci ha costretto un po' a ripensare e a fare un passo avanti. Siamo partiti innanzitutto selezionando un gruppo di esperti di diverse relativi, diciamo, a diversi mondi e diverse disabilità, tra cui anche Lucilla stessa è stata coinvolta in parte del percorso. E poi abbiamo organizzato una serie di eventi di coprogettazione, chiamando appunto attori dell'area, residenti, studenti, ma anche associazioni e persone con disabilità, per identificare un prototipo di quelle che potevano essere dei percorsi interessanti all'interno dell'area per portare le persone e far capire all'interno di ogni contenitore culturale dell'area cosa c'era di più interessante rispetto a quelle specifiche esigenze. E da qui sono nati due percorsi di visita, uno più di carattere storico monumentale, uno più di carattere scientifico, ognuno dei quali è stato riletto con tre chiavi di lettura, di fatto. Quella motoria, e quindi i percorsi, come spostarsi all'interno dell'area e che livello di accessibilità fisica i diversi punti di interesse hanno. Una lettura che privilegia di fatto la vista, quello che si può vedere, quindi pensando soprattutto al livello di fruibilità per chi ha delle difficoltà uditive. E quindi cosa c'è di più fruibile, sia dal punto di vista dell'interesse culturale, sia anche dal punto di vista proprio della fruibilità dei contenuti. E la terza lettura invece è più, diciamo così, che privilegia tatto e suono, pensato per chi invece ha difficoltà più di tipo visivo. Non sono tre letture ghetto, diciamo così, che ghettizzano l'utente, perché anzi cercano di essere per tutti, anche per chi non ha disabilità, per le persone normodotate che devono visitare l'area, diversi punti di vista dello stesso percorso e dello stesso patrimonio culturale. In parallelo a questo abbiamo realizzato una serie di formazioni e di sperimentazioni sul campo anche con delle guide turistiche, proprio per cercare di capire insieme anche a degli utenti che si sono prestati a fare da cavia come la visita guidata all'interno di quest'area può rileggere queste tre diverse, appunto, diciamo, chiavi di lettura di accessibilità. E poi abbiamo realizzato due prodotti per una fruizione anche individuale. Sono una guida cartacea che poi sta curando Fabio Fornasari, che ho visto
prima collegato, che è una mappa cartacea, che è una parte tattile, una mappa multi accessibile, diciamo, perché è tattile per persone non vedenti, ma è anche ricca di informazioni per chi è vedente, e le indicazioni relative a quei tre percorsi che vi dicevo. E inoltre un'app, quindi per una fruizione digitale in autonomia, che è nata come all'inizio come idea per valorizzare un po' il lavoro che era fatto, però ci siamo resi conto in questo momento, con questa emergenza, quanto invece il tema anche della fruizione in qualche modo autonoma, indipendente o anche virtuale, perché tramite l'app... Concludere perché manca un minuto, ho detto che sarò cattivissima oggi. Va benissimo. Stavo proprio completando. Grazie. Questa è diciamo questo percorso. L'altra cosa che vi volevo segnalare è che appunto ci siamo trovati fuori dalle nostre competenze a dover mettere in piedi praticamente in una notte, è stata una pagina informativa sulle misure, non solo relative alla cultura, ma su tutte le misure che a livello locale, comunale, le persone dovevano avere presenti. Quindi un'informazione la chiamerei accessibile, un po' artigianale, anche qui abbiamo dovuto fare dei compromessi, però ci ha consentito di dare informazioni sistematiche su tutte quelle che erano le misure appunto sull'emergenza, prima nella fase 1 e ora nella fase 2, realizzando dei semplici prodotti informativi, dei video in lingua dei segni, dei documenti accessibili per i reader e le persone con difficoltà visiva, e registrazioni audio per le persone che, diciamo, meno tecnologicamente avanzate. Chiudo con questo per dire che è un progetto che è nato in una notte con risorse tecniche minime, che però è stato un elemento molto utile per riuscire a lavorare, in questo caso con il comune, che ha capito l'importanza di in qualche modo interiorizzare anche questo livello di accessibilità della propria informazione, tant'è vero che è stato creato ora per la fase 2 un sito specifico che integra l'informazione, diciamo così, generale con questo livello di informazione più accessibile che abbiamo creato insieme. Quindi il senso, e qui concludo e ringrazio ancora per averci invitato, è abbiamo capito che ascoltando, lavorando insieme agli attori e soprattutto partendo da soluzioni magari piccole e imperfette, ma che possono nel tempo generare a cascata la possibilità di collaborazioni e di crescita, siamo riusciti appunto su un tema complesso come quello dell'accessibilità culturale a iniziare in pochi mesi ad ottenere dei risultati, diciamo, concreti e degli output tangibili. Grazie ancora. Grazie a lei. Lucilla, vuoi aggiungere qualcosa? Interessantissimo come progetto, affascinante. E Lucilla, vuoi aggiungere qualcosa? Io ringrazio Mauro, questo progetto ci tenevo che fosse raccontato oggi, perché per me, che l'ho anche vissuto da dentro, è stato un progetto non calato dall'alto come troppo a volte, ancora troppo spesso accade, ma un progetto, come ci ha raccontato Mauro, che ha ascoltato le persone, le ha coinvolte, un progetto per me davvero molto inclusivo, con tutte le difficoltà del caso. Quindi, grazie Mauro per questo percorso che sta andando ancora avanti. Grazie veramente. Adesso passerei, lo chiamo il padrone di casa, Fabio Fornasari, Museo Tolomeo dell'Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza di Bologna. Perché lo chiamo padrone di casa? Perché come Commissione Accessibilità noi ci siamo basati sul museo, facciamo base al Museo Tolomeo, per cui le riunioni vengono spesso lì. E lui il titolo è molto interessante, accattivante. Chiedi al museo, Fabio, facci sapere che cosa dobbiamo chiedere al museo. Dove sei? Eccomi, sono sul video, sono in alto a destra, devi fare la mossa del cavallo e arrivi a me. Ok. Allora, con la mossa del cavallo sono a fianco di Lucilla e a fianco a me c'è Elena Consolo e poi tante altre persone. Ormai siamo abituati a una nuova prossemica che non è solamente quella fisica, ma è anche quella appunto sui nostri schermi.
Ti avverto che hai 10 minuti. Sì, ma guarda, tranquilla, io mi divertirò per 10 minuti. Spero vi possiate divertire anche voi, perché per me è sempre un'occasione per divertirmi, nel senso di conoscere attraverso la curiosità. Chiedi al museo, sono le prime 3 parole di una domanda un po' più lunga, che dice: chiedi al museo se vogliamo... Scusate Fabio, togliti il microfono dalla bocca, perché se no fa un rimbombo terrificante. Torno indietro. Sì, perché sono abituato che al telefono non ci si sente mai, è vero che questi strumenti funzionano meglio qua. Allora, chiedi al museo, sono le prime tre parole di una domanda più lunga. Chiedi al museo se vogliamo realmente tornare a quello che eravamo oppure se vogliamo andare in un altrove, cambiare qualcosa di quello che abbiamo lasciato. Perché questi 3 mesi è inutile, ci hanno cambiato, non possiamo far finta di nulla. E ci hanno cambiato perché ci hanno posto di fronte intanto le nostre cose. Abbiamo convissuto per 3 mesi con le nostre opere d'arte che abbiamo in casa, con le nostre cose. Abbiamo imparato ad amarle e abbiamo imparato a ricalibrare alcuni elementi, alcune questioni, dare valori diversi alle cose che abbiamo condiviso tutti insieme attraverso la virtualità, che poi non è più una virtualità, ce l'ha dimostrato il fatto che di fatto abbiamo vissuto un qualcosa che possiamo chiamare l'ecosistema digitale. Anche il museo è un ecosistema, ormai non possiamo più definire il museo semplicemente uno spazio, un edificio o le sue manifestazioni metaforiche attraverso il virtuale, attraverso altre cose. È un ecosistema che sopravvive e vive di tutti i discorsi, le narrazioni che tutti quanti noi continuamente facciamo, quelli che l'hanno fatte prima di me, chi parlerà dopo di me. Sono tutti, è la dimostrazione che il museo è una costruzione sociale, cioè siamo noi con i nostri discorsi che lo rendiamo vivo e quindi prima ancora di essere un elemento fisico è un fatto di comunicazione. Poi ci sono le opere d'arte che sono i veri oggetti dei quali dovremmo preoccuparci nell'accessibilità, perché sono quelli che sono le cose più difficili da far arrivare, ma non ho sentito parlare troppo di opera d'arte, ma di accessibilità, dell'accessibilità del museo, non tanto dell'accessibilità delle opere d'arte. Capire come si fa a rendere accessibile un'opera. Noi siamo abituati a parlare di museo, collezione e opere. Togliamo la parola collezione. Nella nostra casa noi siamo pieni di oggetti e abbiamo rimparato a guardare i nostri oggetti al di là della parola collezione di oggetti, perché ciascuno di questi ha riacquistato il proprio, come dire, valore. Pensiamo a tutte le domande che io potrei fare guardando i vostri schermi, guardando le vostre librerie, i vostri ambienti, e potrei fare delle domande tipo: cosa nella stanza mi sembra particolarmente di valore o è più personale? E lì do delle risposte. Quale oggetto ci relaziona direttamente al trauma? Cominciate a guardare il mio schermo e cercate l'oggetto che mi relaziona al trauma. Quale oggetto ci relaziona con la nostra infanzia? Cercate dietro di me qualcosa che mi relaziona con la mia propria infanzia, ma che automaticamente relaziona voi con la vostra infanzia. Quali sono gli oggetti che posso riconoscere come regali tra le cose che vedete qua dietro? Cosa ho studiato delle cose che vedete qua dietro, al di là dei libri, come cose, non come libro? Perché in questa stanza c'è un clarinetto? Sono un clarinettista? No, sono un architetto che si occupa di musei. E cosa c'è in questa stanza che sembra particolarmente di valore più personale? Ho chiesto prima, cosa non trovi tra le cose che ti aspettavi? Queste sono tutte domande che potrebbe farci il museo nel momento in cui noi andiamo al museo. La cosa importante è fare le domande giuste, più in generale. L'accessibilità parte da lì, fare la domanda giusta. Cosa si aspetta una persona che va al museo di trovare? Quindi qual è la cosa che gli dobbiamo rendere accessibile? L'esperienza del museo, l'esperienza dell'opera d'arte, il racconto, la possibilità di fare una mediazione culturale di un certo tipo, un laboratorio. Una volta che abbiamo chiaro questo ecosistema di domande, una volta che abbiamo chiaro l'ecosistema degli oggetti che ci sta coinvolgendo in questi 3 mesi, allora secondo me la risposta iniziale, la risposta è chiara. Non possiamo pensare di poter tornare, di dover tornare a quello che eravamo, perché questi 3 mesi ci hanno insegnato a guardare diversamente la realtà. E
Secondo me questa relazione anche con questa videata che ho qui davanti a me, che non ha nulla di virtuale, perché è completamente, come dire, metaforica di una condizione che stiamo vivendo, mi permette di entrare nelle cose che avete voi e trovare delle risposte alle cose che ho io, perché più guardo le vostre immagini e più mi faccio delle domande nelle mie cose. Ecco a cosa serve il museo: far nascere delle domande all'interno dei propri spazi nel momento in cui mi relaziono con tutte le cose che compongono questo museo. In questi 3 mesi noi abbiamo imparato ad aprire la porta di casa e di avere paura, perché fino a 3 mesi fa nessuno di noi apriva la propria porta di casa e sentiva paura a scendere in strada. Purtroppo sono stati oltre 31.000 morti in Italia, non possiamo dimenticarci, e anche il museo cambia, perché una nazione che perde 31.000 persone, perde non 31.000 ipotetici, come dire, clienti del museo, perde storie, perde relazioni, perde tanto. Quindi secondo me un museo oggi, per potersi definire accessibile, deve essere, come diceva Cetorelli, human oriented sicuramente, come ci ha insegnato il museo di Domenica Primerano, deve parlare delle cose della gente, come ci ha fatto notare Luigi Mauro, deve essere coprogettato, come sappiamo benissimo essere lo spirito di questa, di questo coordinamento, di questa, scusate, commissione rispetto alle altre, deve ragionare in chiave appunto di ecosistema. Digitale nel momento in cui dialoghiamo con Anna Maras, digitale nel momento in cui leggiamo un libro di Maria Elena Colombo, di Nicolette Mandarano. Il museo deve fare questo, deve essere capace di porre le domande giuste e cercare le risposte giuste. E l'accessibilità parte da lì, poi diventa un fatto fisico, diventa un fatto materiale, diventa una cosa di quel tipo. Sono stato nei tempi? È stato, anzi, mi hai, guarda, guadagnato qualche minuto che mi serve poi. Diamo a qualcun altro. Grazie, veramente, veramente, Fabio. Lucilla, grazie. Cosa dice a Fabio? Ovviamente lo ringrazio. Museo, ecosistema di persone, di cose, di oggetti, ecosistema di vita. È un bel pensiero su cui riflettere. La parola, una frase che mi accantono per dopo. Grazie. Bene, e adesso la parola al mio mentore, chiamiamolo, al nostro mentore, Dario Scarpati, con un titolo accattivante, Traguardi, il progetto IMD nelle Madonie, un possibile paradigma di inclusione ed accessibilità. Dov'è Dario? Eccolo. Ti vedi? Ti vedo. A te la parola, 10 minuti, sarò però crudele, anche se ti voglio bene, sarò crudele anche con te. Ma io cercherò di fare un racconto di ciò che abbiamo fatto, ciò che avevamo in testa, ciò che siamo costretti a fare in 8 minuti e 25. Bravo, vai. Parto dal titolo, Traguardi. E anche questo è un titolo che noi abbiamo, come dire, stavamo condividendo. L'idea è venuta da Fabio Iemmi, che molti di voi conoscono come un artista estremamente accessibile e molto materico, che ci ha insegnato a leggere molte delle sue opere attraverso orecchie, naso, occhi, anche bocca, perché spesso ce le siamo finite con il bicchiere di vino in mano. Cosa volevamo fare? Intanto noi volevamo riprendere l'International Museum Day per le Madonie, sta diventando un'abitudine. Lo scorso anno avevamo fatto una 2 giorni in cui cercavamo di aprire quante più possibilità, quante più stanze, che non sono stanze di museo, ma stanze di istanze popolari possibili, per andare a scardinare quei sistemi di chiusura che il museo spesso ha. Quest'anno avevamo deciso di esagerare, passare da 2 a 3 giornate, e volevamo fare una sorta di mix, proprio sfruttando il tema dell'inclusione e dell'equità, un mix che mettesse insieme cultura, società, inclusione. Cultura non legata soltanto al museo, ma dove il museo era un punto di partenza. Avevamo pensato ad estemporanee d'arte, ad invitare artisti, avevamo pensato al teatro, quella è colpa mia, avevamo pensato a molti piccoli e grandi momenti da dividere su un territorio di 21 comuni. Queste sono le Madonie, per chi non le conosce, sono le montagne della provincia di Palermo, un territorio che va più o meno da Cefalù verso il mare fino alla cima più alta della provincia di Palermo, che è quasi 2000 metri. Quindi un territorio enorme ma molto omogeneo nella sua storia.
avevamo pensato di inserire tutti i passaggi che la società ci chiedeva, che la società, i comuni, le persone ci chiedevano, cioè aprire quelle filiere, andare ad interessarle, dare delle possibilità di dialogo tra le persone, cominciare a costruire quelle che erano le mappe dell'accessibilità, non soltanto di comunità, ma proprio dell'accessibilità, partendo insieme al Centro di sviluppo per il volontariato di Palermo, che sta facendo ci sta facendo veramente le pulci ed è bellissimo il lavoro che fanno. Avevamo pensato di includere, già come lo scorso anno, laboratori in cui sperimentare e sperimentarci in molte attitudini. L'anno scorso avevamo ottenuto due o tre laboratori, uno dei quali era tenuto dai ragazzi di un centro di rieducazione, ragazzi con disabilità cognitiva, e sono stati decisamente molto preparati e molto bravi per condurre il laboratorio, non per subirlo. Ovviamente è arrivato il Covid. Ne avremmo fatto volentieri a meno, ma visto che c'era, bisognava in qualche modo cominciare a ragionare su quello che invece avremmo dovuto e potuto fare. Ovviamente abbiamo fermato tutto da un punto di vista fisico, ma abbiamo rilanciato tutto a livello invece intellettivo. E stiamo iniziando a quello che vorrei proporvi, una serie di riflessioni su cui noi stiamo anche in questo momento ragionando. Sono spunti, molte cose le avete già, sono già state ovviamente dette prima di me, visto che le persone che hanno parlato sono una più brava dell'altra. Bisogna rilanciare l'azione di prossimità, lo diceva Gabriella prima. Il turismo quest'anno non verrà dalla Cina, non verrà dalla Nuova Zelanda, ma sarà necessario ricostruire continuare a costruire, cosa che noi già stavamo facendo negli anni scorsi, quelli che sono i turismi di prossimità e le azioni di prossimità. In buona sostanza noi stiamo riprendendo quei temi che sono ecomuseali, a cui siamo finalmente legati, visto che da qualche mese siamo diventati Ecomuseo delle Madonie, oltre che una rete museale molto attiva. Vi ricordo che parlo sempre di oltre 20 comuni, quindi un territorio molto ampio. Noi stiamo cercando di riprendere quei temi ecomuseali, quelli classici, per portarli a servizio di una comunità. Una comunità che, essendo una comunità montana, per lo più, di paesi a rischio spopolamento, che hanno un rischio di involuzione, soprattutto oggi che c'è un gap tecnologico da andare a superare, noi stiamo cercando di utilizzare il museo come punto di confronto per trovare quelle che sono le modalità di sopravvivenza, se possibile di resilienza e magari di riscatto di tutta un'area. Quindi andare a cercare attraverso il coinvolgimento della cittadinanza attiva quelle che sono le azioni condivise, i programmi condivisi, non solo per il presente, ma anche per una sorta di futuro organizzato e da organizzare. Un futuro che non può che essere, ovviamente, perché stiamo parlando di comunità che insistono in un'area, come dire, di una verginità anche naturale estremamente importante. Dobbiamo in qualche modo mettere a confronto quello che è stato un distanziamento sociale che abbiamo imparato, nostro malgrado, ad avere, con un avvicinamento sociale. O meglio, dobbiamo cercare di organizzare, di riprendere quei punti fondamentali per preparare un riavvicinamento che non sarà quello che è stato, sarà altra cosa, ma dovrà essere. E quel dovrà essere per noi è un punto di partenza. Bisogna pensare e programmare includendo tutti i soggetti che stanno all'interno di quelle comunità. Deve essere una programmazione condivisa dove oltre alle persone sono anche i luoghi. Io parto sempre dal concetto della mappa di comunità e mi chiedo sempre se in un museo posso metterci dentro uno degli abeti secolari delle montagne dei Nebrodi. No, non posso mettercelo, ma posso mettere dentro quel museo il racconto di chi va a funghi, di chi va a caccia, di chi va a legna, del pittore che l'ha dipinto, e questa è un'altra funzione che noi stiamo svolgendo dentro queste realtà, non solo museali, ma ecomuseali, per ridefinire i confini del nostro esserci in quel territorio, che sono confini non chiusi, ma sempre aperti. Bisogna ripensare quindi anche a delle strategie. Bisogna ovviamente potenziare tutte quelle che sono le reti, le filiere,
quella del turismo, oltre che quella della cultura, quella dell'inclusione, quella dei servizi sociali. La buona parte del nostro lavoro viene fatto insieme ai servizi sociali. L'anno scorso raccontavamo che un pezzo di un nostro museo è stato costruito nel carcere minorile del Malaspina. È una delle tante cose che noi possiamo fare e che cerchiamo di fare. L'utilizzo delle nuove tecnologie è ovviamente straordinariamente importante, ma noi non dobbiamo ispirarci, come dire, all'aumento dei contatti e dei like, ma all'aumento dei rapporti. Dobbiamo utilizzare quelle nuove tecnologie per costruire una nuova modalità di rapporto che non sia, divisa da un video. Io faccio una fatica immane a parlare ad un video, anche se per fortuna la faccia di Anna Maria mi aiuta tantissimo, perché io guardo lei e faccio finta di parlare come se lei mi fosse nella stanza. Ma per me è una fatica immane. Faccio teatro, non sono abituato a parlare dietro una telecamera. Diventa fondamentale, basilare, sviluppare racconti e narrazioni, tutti con pari dignità, proprio perché questo è l'inclusione e questo è il compito che deve fare, che deve avere un museo. Il museo che non accoglie racconti è un museo che esclude. Un museo che esclude non ha una funzione all'interno di un comune, specie dei nostri comuni medio-piccoli, e quindi non ha una capacità di funzionare da antenna. Ecco, questi sono per noi i ruoli che vanno, e questo è per noi il ruolo fondamentale del museo. Il museo deve diventare un'antenna del territorio. Noi l'abbiamo chiamato proprio così. Quando è cattivissima però Anna Maria, che mi si nasconde così non posso più guardarla. Quando noi parliamo di musei, non parliamo mai non parliamo soltanto di strutture con le mura, parliamo appunto di antenne, cioè dei posti che hanno la capacità di captare e di raccontare agli altri. Il museo diventa una piazza, un centro di aggregazione, non può che essere un centro di aggregazione da cui far partire tutte le progettazioni future. Non è la stanza del sindaco, sia chiaro, ma è la stanza in cui anche il sindaco fa parte, passatemi il termine, fa parte di questa comunità di discussione. Pariteticamente con tutti gli altri. Quindi è un posto dove bisogna evitare di fare cose che stupiscano, ma è un posto dove si debba imparare a condividere. L'ultima domanda, siamo capaci? No, non siamo capaci. Questa è l'occasione che abbiamo per imparare. Se la perdiamo abbiamo perso una bella occasione. Grazie. È stato bravissimo, grazie Dario. Lucilla, cosa vuoi dire a Dario, il nostro mentore per eccellenza? Grazie Dario, è sempre un grande piacere ascoltarti e incontrarti quando sarà dal vivo. Vediamo presto. Speriamo. I musei antenne del territorio, della comunità, dei luoghi, anche questa è un'altra immagine che accantono per il mio discorso di dopo, perché la trovo molto forte e molto interessante. Grazie. Bene, grazie Dario. Adesso do la parola a Cristina Vannini di Soluzioni Museali Milano, con un titolo anche questo molto interessante, Advocacy for All, fare rete, dare accesso, costruire un nuovo futuro. Volevo aggiungere che Cristina Vannini ha coordinato Resilienza, cioè questa task force per i musei come luoghi culturali e musei, luoghi culturali, territorio. Era una task force che è nata proprio in occasione di questo momento molto grave di pandemia, per cui adesso ascolto con molto interesse quello che ci racconterà Cristina. Prego Cristina, anche te i 10 minuti canonici che inizio a far scattare adesso. Ciao. Ho messo il timer, spero di stare nel tempo. Benissimo, allora perché grazie a tutti naturalmente, grazie a Lucilla, grazie a Anna Maria, grazie a Dario per aver pensato a questa commissione tantissimi anni fa, quando eravamo tutti più giovani. Advocacy for All. È un titolo che ho sicuramente un po' copiato, parafrasando il concetto di Design for All, che ha fatto anche parte per un lungo periodo dell'approccio che la Commissione Accessibilità ha avuto all'allestimento, alla parte, diciamo, materiale dell'accessibilità. Advocacy, però, per me rappresenta anche un rapporto reciproco fra le persone e i musei,
che nelle varie definizioni che ho sentito da chi ha parlato prima di me sono stati definiti come antenne, come che non sono edifici, che di qui che di là, che però per me i musei sono a loro volta fatti da persone. Cioè quando si dice il museo deve, vuol dire che le persone all'interno dei musei, le persone che lavorano nei musei, devono. E quindi è questo che pone una reciprocità fra il museo fatto da persone e i visitatori, le persone che ci entrano. Anch'io, quando ha parlato Mimma, mi sono sentita, ho sperato di non essere subito dopo di lei, perché altrimenti sembrava che ci fossimo messe d'accordo. Che cosa ci ha insegnato questa esperienza? Io ho riflettuto molto, diciamo, come tanti di noi. Sicuramente a superare le barriere e a ridisegnare le nostre geografie, le nostre geografie mentali, attraverso la tecnologia noi abbiamo potuto entrare nelle case di chiunque nel mondo, da quando è iniziata la quarantena ho organizzato delle chat on the sofa invitando il presidente di ICOFOM dal Brasile nel mio salotto, una collega iraniana, una collega russa, e quindi la tecnologia in questo è servita. È servita a darci un senso diverso del tempo, in un certo senso sovraccaricandocelo, però sicuramente anche siamo stati bravi a recuperare tutta una manualità e un'affettività e dei sentimenti che probabilmente nel prima Covid avevamo un po' dato per scontato. La tecnologia ancora ci ha, a causa di tutta questa sovraesposizione che abbiamo avuto, la tecnologia ci ha aiutato anche a capire il valore della qualità che si comunica attraverso la tecnologia. E da questo punto di vista sono molto interessata a quello che farà il Ministero, perché c'è assolutamente bisogno di una strategia digitale che metta tutti in condizione di poter utilizzare le tecnologie, ma di saperlo fare ad alto livello, quindi mettendo anche a disposizione le professionalità giuste e riconoscendo le professionalità corrette per il lavoro all'interno delle strategie digitali. Una cosa che ci ha assolutamente insegnato questa esperienza è il significato di solidarietà e di collaborazione, proprio perché abbiamo dovuto tutti limitarci in quello che facciamo, siamo stati tutti molto più disponibili a mettere il nostro tempo a disposizione degli altri in modo entusiastico e pronto a tornare libero. In questo periodo noi di Soluzioni Museali abbiamo fatto delle cose e abbiamo lanciato un questionario a cui hanno dato risposta 723 persone, non tutte del mondo museale, moltissime persone visitatori. E questo questionario, i numeri sono veramente importanti, ci ha fatto capire che i musei in questo periodo sono stati capaci, sì e no, di rispondere alle domande di senso che la gente chiedeva, proprio perché non c'è stata, a differenza del lavoro che è stato fatto dalle librerie o dalle biblioteche, che hanno forse che sono forse facilitati nell'offrire un servizio di qualità, non c'è stata una qualità simile in quello che è stato offerto. È stato apprezzato tantissimo che tutti i musei abbiano aperto le loro collezioni e abbiano raccontato le storie dei loro oggetti, ma la mancanza di della fisicità, dell'emozione che attraverso i filtri della tecnologia passa con molta difficoltà, la qualità e di nuovo l'importanza della socialità non sono assolutamente passate, e no, assolutamente no, sono passate con difficoltà, e solo pochissimi
musei sono stati in grado di riempire quei vuoti che la mancata fruizione, la mancata visita ad un museo dava. Ma questo ci fa chiedere anche un'altra cosa. Riusciranno i musei a diventare davvero rilevanti per la società? E riusciranno veramente a raccontare le loro meraviglie? Un'altra cosa che noi abbiamo fatto è stata questa campagna Meravigliare il mondo, traducendo in inglese i post dei musei che ci taggavano. Noi abbiamo questa abitudine di parlarci addosso, di parlare a noi stessi, al nostro gruppo, i musei che parlano ai musei. Dario diceva aumentare i rapporti, non i like, ma i rapporti con chi? Con altri musei o con le persone? Quindi per me, per noi, i musei riusciranno a diventare davvero rilevanti per la società se riusciranno veramente ad ascoltare le necessità di quelle che noi continuiamo a chiamare comunità. Ma le comunità sono immense, sono tantissime, non sono più le comunità demoscopiche divise in giovani, anziani, laureati, non laureati, ma sono le comunità delle persone che ieri celebravano le giornate contro l'omofobia, sono le comunità delle donne che vengono maltrattate, sono le comunità di quelli che si trovano in una povertà diffusa, degli immigrati, di chi è preoccupato della vendita o delle distruzioni che avvengono nel settore dell'arte. Anche ieri a Tirana, stamattina a Tirana, hanno demolito un edificio tutelato, una chiesa, ma senza che nessuno abbia mai detto niente. E noi, persone che lavoriamo nei musei, siamo capaci di attivarci e dire qualcosa dopo aver ascoltato le necessità di tutte queste comunità? Riusciamo veramente a prenderci cura delle persone che si affidano a noi, che entrano nei nostri musei e degli ambienti intorno a queste persone? Riusciamo veramente a creare dei rapporti interconnessi, come giustamente ancora diceva Dario, fra il carcere, fra le università, fra le varie filiere? E riusciamo a pensare a delle relazioni che sviluppino un turismo di prossimità, ma che abbia una visione locale, mettere in evidenza quella che è la mia locale offerta in un mondo internazionale? Se riusciremo a fare questo, potremmo forse veramente dire di essere diventati rilevanti. Assolutamente i musei possono avere un ruolo importante nel recupero della società e del benessere dopo la quarantena, e in questo voglio assolutamente tranquillizzare Anna Maria. Noi di Cultura Italie, con i nostri gruppi di Resilienza Italie, abbiamo usato la parola accessibilità, abbiamo usato le parole benessere, salute e disabilità nel nostro testo più ampio, perché secondo noi crediamo fortemente che i musei debbano riuscire, attraverso questo percorso di ascolto, di creare interazioni, di prendersi cura, di mettere in evidenza quelli che sono le loro identità, di essere integrati nei piani di welfare del governo, delle regioni e dei comuni. Ma per fare questo non possiamo più aspettare. I musei devono entrare nella costruzione di un nuovo domani, ed è per questo che è necessario l'advocacy sia del museo nei confronti di quello che vogliono le loro comunità, ma sia delle comunità di quello che può essere il museo, per ricercare, cioè per fare ricerca, ma soprattutto fare ricerca sia sulle collezioni, sugli oggetti, ma sui bisogni dei pubblici, per costruire offerte culturali rilevanti a ciascuna comunità. Qualità,
pieno riconoscimento di tutte le professionalità, tecnologia, questo piano nazionale di strategia digitale, l'accesso alle famiglie, io intendo accessibilità in questo momento come sostegno alle famiglie, a tutte le famiglie, affinché riescano a, a vivere, a far vivere a se stesse e ai loro figli un'esperienza museale. In questo momento c'è bisogno che qualcuno dia loro delle motivazioni anche economiche per andare ai musei, perché nella nostra indagine c'è un profondissimo dubbio sul fatto che le persone possano nuovamente andare a spendere, possano nuovamente ad avere un budget a disposizione anche per i consumi culturali quando sono famiglie numerose. Costituire delle reti, e nel documento grosso di Resilienza Italia si capisce meglio di che cosa si intende, per non ripercorrere il modello del turismo di massa, riuscire a fare rete per sfruttare, valorizzare tutti i musei che sono diffusi sul territorio, andando in una conversione dei musei in ottica smart, quindi tutto l'uso della tecnologia, dei big data e di tutto quello che serve per facilitare l'accessibilità ai musei in ottica smart, ma soprattutto anche in ottica green. Grazie, sono andata lunga. Fine. L'ho fatta. Dai, grazie Cristina, veramente di cuore, splendide anche le tue slide e sono state buon contenute. Lucilla, hai da aggiungere qualcosa su Cristina, poi tirerai le somme tu alla... Grazie Cristina per questo ecosistema di parole chiave che ci hai dato anche attraverso le slide, attraverso il tuo intervento, parole di cui penso dovremo continuare a parlare anche dopo questa serata. Grazie. Decisamente, questi sono spunti veramente molto interessanti. Adesso do la parola al nostro ultimo speaker, Luca Ciaffoni, che ci deve parlare di nuove tecnologie per l'accessibilità nei musei. Anche a lui dico, sarò cattivissima, i 10 minuti partono da adesso con il timer e grazie. Benissimo, buonasera a tutti, anch'io cercherò di stare nei tempi, provo a condividere il video. Ok, allora, buonasera a tutti, io sono Luca Ciaffoni, sono informatico, ma lavoro da molti anni per l'Istituto dei Ciechi di Bologna, l'Istituto Cavazza. E quindi in quell'ambito, insomma, mi occupo di accessibilità del software, del web, delle applicazioni mobili. Ed è di questo che oggi vado un po' a parlarvi, in particolare di applicazioni mobili, per dispositivi mobili e di nuove tecnologie in generale per l'accessibilità dei musei. Perché parlo di applicazioni mobili? Perché gli smartphone e i tablet in generale dispongono, diciamo, di tecnologie assistive che possono risultare estremamente utili per l'integrazione delle persone disabili. Quindi, per esempio, per le varie disabilità sensoriali, i non vedenti usano degli screen reader, dei lettori di schermo, dei video ingranditori per quanto riguarda i, diciamo, persone ipovedenti. Siri e Google, per esempio, ci consentono di interagire con lo smartphone senza toccarlo fisicamente. Quindi, ecco, tutte queste tecnologie consentono ai non vedenti o ai disabili in generale di usare gli smartphone e i tablet, quasi come facciamo noi. In realtà, però, tutto questo presuppone che le applicazioni che vengono utilizzate siano accessibili. Cosa vuol dire accessibili? Chiaramente c'è tutto un bagaglio tecnologico di conoscenza che bisogna avere per parlare di applicazioni accessibili. In questa sede non ne andremo a parlare, ma basti sapere che comunque bisogna adottare degli accorgimenti perché le applicazioni, le app, siano accessibili anche ai disabili. Per esempio, banalmente, mettere delle alternative testuali sui pulsanti, in modo che lo screen reader, quando arriva sull'elemento, legga qualcosa alla persona, per esempio al disabile visivo. Nell'ambito
museale o in generale degli ambienti interni, quello che ci interessa è in qualche modo conoscere la posizione dell'utente per fornirgli delle informazioni che siano contestuali alla sua posizione. Per esempio, in una sala gli vogliamo fornire informazioni sulle opere che ha intorno. Alcune tecnologie che vi presento in questa slide sono per esempio i beacon, che sono delle antennine che si posizionano all'interno dei locali e trasmettono un identificativo, un numero banalmente. L'app che è sul dispositivo dell'utente riceve questo numero e compie delle operazioni che adesso poi andiamo a vedere. E altri meccanismi per localizzare l'utente, per esempio, sono il wifi, oppure l'utente può inquadrare anche un QR code, in qualche modo noi sappiamo che è lì e quindi gli possiamo fornire delle informazioni. Stessa cosa per l'NFC. Adesso non vado molto nel tecnico, era giusto per introdurre un po' l'argomento. Quello che io adesso vado a presentarvi è un'app che utilizza un sistema, diciamo, che può utilizzare i beacon, quindi questo sistema di localizzazione degli interni per informare gli utenti. Come funziona il sistema? Praticamente il beacon trasmette il suo identificativo all'applicazione e l'applicazione, riconoscendo quindi la posizione dell'utente, gli fornisce, prendendo i dati da un archivio, che può essere in locale oppure in remoto, gli fornisce delle informazioni contestuali alla sua posizione, quindi informazioni sull'opera, per esempio, dettagli, eccetera. E un esempio di questa tecnologia è quello che io, di cui adesso vado a parlarvi. Qui Faro App in realtà la consideriamo un prodotto, dietro c'è tutto un sistema che consente di produrre un'app di questo tipo. Fondamentalmente il nostro obiettivo qual è? È quello di utilizzare le nuove tecnologie per, diciamo, al servizio dell'accessibilità. È un po' la mia missione da quando ho iniziato a lavorare, è in questo caso specifico della cultura. E quindi abbiamo cercato di realizzare un sistema che, diciamo, proprio secondo i canoni dell'accessibilità, sia un sistema per tutti e non un sistema per i disabili. Quindi questa è un'app che può essere utilizzata da chiunque, comprese le persone con disabilità visiva e non. Sono app, adesso qui magari questo è un aspetto un po' tecnico, native, che quindi ci consente di avere un concetto che ci consente di avere una elevata accessibilità, una elevata performance, sono per smartphone e tablet, possono essere multilingua e dicevo, sono app per tutti, quindi possiamo mettere anche dei contenuti, per esempio, multimediali, quindi video, audio, eccetera. Io qui, ripeto, sto presentando un prodotto, però ce ne sono altri, non è solo un esempio, diciamo. Queste qui, questa app in particolare, presenta delle caratteristiche abbastanza peculiari che possono essere interessanti. Funziona offline, quindi non richiede la connessione a internet, e ha delle funzioni, diciamo, un pochino più smart, tipo, oltre alla localizzazione, consente la localizzazione con i beacon. Poi abbiamo per esempio il riconoscimento delle immagini, per cui io posso inquadrare l'opera e ottenere fisicamente, diciamo sul mio dispositivo, direttamente tutte le informazioni, quindi audio, video, tutto quello che è associato a quella specifica opera. Poi c'è questa modalità che abbiamo chiamato hands-free, che consente tramite l'auricolare, per esempio a una persona non vedente, di ascoltare le informazioni senza neanche tirare fuori il telefono dalla tasca, diciamo, banalmente. Ecco. E tutto questo si realizza con un sistema che è una sorta di content management system, cioè una sorta di WordPress che tramite una console da web consente di inserire i contenuti dell'app e di aggiornarli anche in tempo reale, per cui si può, per esempio, molto, in maniera molto semplice, modificarne i contenuti. Se io devo chiudere una sala, spostare delle opere, posso riflettere questi cambiamenti anche sull'app in tempo praticamente
l'ambiente reale. E poi, vabbè, qui sono questioni un po' più tecniche, cioè il configuratore che consente appunto di configurare quei beacon per associargli le opere, e il previewer, che è un'app che mi consente di vedere in anteprima le modifiche che sto facendo, quindi quello che poi andrà a finire sull'app finale che utilizzano gli utenti. Questa qui, l'app sull'audioguida su Botero, è un'app che è stata realizzata nell'ambito di una mostra a Palazzo Pallavicini a Bologna e può essere un modello, insomma, per scaricabile dallo store per capire come questo sistema funziona. Un altro caso d'uso che mi viene in mente, che non è attualmente ancora disponibile, ma è l'app per il Comune di Bologna, alla quale faceva riferimento Mauro poco fa, perché anche quell'app, con le dovute modifiche, verrà realizzata con questo sistema, è in corso di realizzazione con questo sistema. In quel caso viene usato per esterni, quindi utilizzerà il GPS come meccanismo di posizionamento. Quali sono i vantaggi? Beh, in tempo di Covid ci sembra, questo sistema ci sembra vantaggioso perché in qualche modo l'utente, parto proprio dall'ultimo punto, utilizza il suo dispositivo, non deve avere altri dispositivi con cui interagire. Un minuto per la conclusione, per cortesia. Concludo. E quindi, diciamo, oltre ad altri vantaggi, per esempio pensiamo a una persona disabile che ha il suo dispositivo configurato per le sue esigenze, quindi può usare, non deve imparare, come dire, un altro sistema. Ci sono poi sempre altri vantaggi per i visitatori, che possono ricevere notifiche, che possono mantenere tutti i contenuti sul loro dispositivo anche dopo la visita, e quindi anche questo può essere, diciamo, come tra virgolette, può anche diventare una sorta di visita virtuale della collezione. È chiaramente accessibile. I vantaggi anche per il museo possono essere che comunque, per esempio, c'è il risparmio rispetto alle audioguide tradizionali, cioè, che peraltro adesso in tempi di Covid hanno necessità anche di una sanificazione, insomma. Quindi in questo momento ci sembrava che un sistema del genere possa essere sicuramente efficace sotto questo punto di vista. Grazie. Perfetto, grazie mille. È veramente interessante in questo momento di Covid, in effetti non grazie si sa. Grazie a voi. Lucilla, vuoi aggiungere qualcosa? Grazie Luca. In questo momento è fondamentale capire come la tecnologia possa venirci in aiuto con tutti i limiti che si porta dietro per cercare di restare vicini alle persone nonostante non ci dia tutto quello che ci darebbe la presenza. Adesso abbiamo finito con gli speaker, partiamo ai pitch che saranno molto più brevi, sono 14, per cui se noi riuscissimo a stare dentro i 5 minuti, sono 70 minuti, voglio che tutti partecipino e poi vorremmo anche tirare le conclusioni, anche se staremo qui fino a notte fonda a questo punto, ma vedo che ancora ci sono 85 persone collegate, non sono bravissime. Iniziamo con Anna Maria Marras, coordinatrice della Commissione tematica tecnologie digitali per i beni culturali di Comitalia, e naturalmente ci parla di musei e accessibilità digitale. Grazie Anna Maria, 5 minuti ti prego. Sì, va bene, grazie a tutti, grazie a Lucilla, grazie ad Anna Maria. Velocemente ho preparato delle slide. Come è stato detto precedentemente, ovviamente l'accessibilità, la Commissione Tecnologie si occupa anche di accessibilità, ovviamente dell'accessibilità digitale, e in questo senso collaboriamo con anche la Commissione Accessibilità proprio dal 2017 ormai sulla ricognizione delle tecnologie accessibili.
L'accessibilità, come è stato detto da chi mi ha preceduto, quindi non è soltanto fisica, ma anche sensoriale, cognitiva, culturale, digitale, economica. Scusate, cerco di parlare piano anche se abbiamo i 5 minuti perché è un mio difetto parlare veloce, questo non è proprio non rende proprio accessibile quello che sto dicendo a tutti. L'accessibilità, a che cos'è l'accessibilità digitale? Secondo quanto viene detto dall'articolo 2, comma A della legge 4/2004, l'accessibilità digitale è la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili senza discriminazioni anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Scusate. Ecco. In Italia l'aggiornamento del 2018 con la cosiddetta legge Stanca indica anche che un sistema informatico deve rispondere ai requisiti di accessibilità per essere acquistato da una pubblica amministrazione. Per quanto riguarda le linee guida, a parte le linee guida sul web accessibile del V3C, abbiamo, per quanto riguarda l'Italia, le linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici rilasciate nel 2019 dall'Agenzia Nazionale per l'Italia Digitale, che tra l'altro realizza e mette a disposizione anche dei toolkit per la realizzazione appunto di strumenti informatici accessibili e per verificare l'accessibilità dei siti web. L'accessibilità digitale è stata anche inserita, grazie anche alla dottoressa Cettorelli e insomma ICOM, perché abbiamo partecipato alla realizzazione del piano triennale per la digitalizzazione e innovazione dei musei, è stato inserito anche il tema dell'accessibilità digitale all'interno del piano triennale della Direzione Generale Musei. Come è stato detto, le tecnologie sono degli strumenti, quindi che devono essere supportate ovviamente prima di tutto dai contenuti che devono essere comprensibili. Perché secondo quanto dice anche Francesca Rosenberg, che è la direttrice del Community Access and School Programs del Dipartimento di Educazione del MoMA, al museo il nostro obiettivo è la parità di partecipazione per tutti i visitatori, compresi i disabili. Un museo accessibile non è solo un museo che abbatte le barriere fisiche, ma un museo che rende comprensibili i suoi oggetti, rendendo accessibili a tutti le storie che una mostra racconta. Quindi non c'è accessibilità digitale se non ci sono contenuti comprensibili a tutti. Abbiamo visto prima una panoramica delle diverse app e soluzioni che vengono utilizzate per l'accessibilità, in modo particolare in questi ultimi anni, soprattutto grazie anche alla diffusione della tecnologia e all'abbattimento dei costi, le riproduzioni virtuali e le riproduzioni, soprattutto le riproduzioni con stampa 3D, sono sempre più presenti nei nostri musei. E quindi sono delle tecnologie che, visto anche la ricognizione che stiamo portando avanti, che sono probabilmente quelle più usate all'interno dei nostri musei. Ovviamente le frontiere dell'intelligenza artificiale sono quelle che ci consentiranno di abbattere ulteriormente anche le barriere cognitive, grazie anche all'utilizzo di chatbot che vengono sempre più utilizzati all'interno dei musei. E vi lascio, sono stata forse più... Perché il tempo è scaduto adesso. Vi lascio con questa foto che riguarda, secondo me, da dove parte anche l'accessibilità, che è la fatica da museo. Qua è la difficoltà di leggere una didascalia al Museo Archeologico Nazionale di Atene. Quindi abbattiamo anche la fatica da museo oltre le barriere. Grazie. Grazie Anna Maria, ci sei stata nei tempi. Adesso andiamo proprio di corsa, poi Lucilla
concluderà tutto il discorso presentante. Adesso una domanda molto interessante. I musei riaprono? Anche per me, Armando De Salvatore, Leda, Lega per Italia e per i diritti delle persone con disabilità. Grazie. 5 minuti. Buonasera a tutti. Non posso, anche se i tempi sono veloci, non ringraziare ICOM e il gruppo Accessibilità per questa conversazione. È uno dei pochi enti tra istituzioni, associazioni che si occupano di cultura, ma anche in altri ambiti, che ha pensato di fare un incontro come questo su accessibilità e inclusione nel periodo in cui stiamo attraversando. Due parole su LEDA. LEDA è un'associazione, o meglio è una confederazione di circa 180 organizzazioni di persone con disabilità o dei loro familiari su tutte le disabilità. Ed agisce sul territorio della Lombardia. È stato citato da chi mi ha preceduto un paio di volte la definizione di museo di ICOM, ma a me piace, soprattutto oggi, visto che è una giornata particolare, tornare un po' sulla definizione proposta proprio dal gruppo ICOM Italia l'anno scorso, ormai in questi tempi. ICOM Italia proponeva una definizione di disabilità dove portava un concetto che era quello dell'accessibilità, ma non solo, insieme agli scopi della definizione di museo metteva tra i punti fondamentali anche la partecipazione e il benessere della comunità, tutti punti che si ritrovano in maniera quasi simmetrica nella Convenzione ONU delle persone per i diritti, delle Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità. Il concetto di disabilità è un concetto in evoluzione tanto quanto quello di museo. Oggi parlare di disabilità ci si riferisce a un concetto che è quello della, sappiamo bene, di una condizione umana, a secondo di uno stato di salute, in interazione con l'ambiente. Perché oggi è importante parlare della riapertura e come riaprire? Tutti i musei che riapriranno da oggi, ogni museo è una bellissima notizia, è una bellissima notizia per tutti, per tutta la comunità, è una bellissima notizia soprattutto se questi musei riapriranno più accoglienti di prima, più inclusivi e più accessibili. È un'opportunità, questa opportunità, diciamo, per essere colta obbliga tutti a un ripensamento che sta appartenendo noi persone singole, ma anche le associazioni, i centri di cultura, e ICOM sta dimostrando di essere un avamposto. E in questi 2 mesi in cui i musei sono stati forzatamente chiusi, alcune realtà si sono occupate di fare dei lavori per le infrastrutture, per gli impianti, proprio per anche per l'accessibilità. Tutti i tour virtuali e le porte aperte dei musei sul web, le iniziative di visite a distanza, il polso che è arrivato a noi in LEDA è stato spesso purtroppo di tour virtuali o porte aperte che hanno lasciato fuori qualcuno. Lo sappiamo anche per mancanza di fondi, non soltanto per mancanza di volontà, però la mancanza di sottotitoli o la mancanza di utilizzare, e l'abbiamo sentito anche in chi mi ha preceduto, utilizzare un portale web accessibile o dei contenuti web, contenuti digitali fruibili e usabili per le persone ad esempio con disabilità sensoriale, è un percorso che deve diventare una prassi, è una competenza che deve essere dentro al museo. Siccome ho poco tempo, parlare del, se devo portare due tra i suggerimenti, le sollecitazioni che sono venute, che vengono in LEDA per quanto riguarda i musei e questo momento di riapertura, preferisco esprimere due fotografie, due azioni. La prima azione è l'esigenza di lavorare, questa è un'opportunità fattibile, di lavorare sull'adeguamento dei siti web dei musei. Sulla sezione organizziamo la visita, illustrare dettagliatamente tutte le facilitazioni presenti, ma soprattutto adeguarsi alle linee guida per l'accessibilità V3V, VCAG 2.1 o
quindi affidarsi a questo percorso. Questo è un percorso, un'azione circoscritta che si può realizzare in questo periodo. L'altra azione, perché l'azione è un processo. Per cui concludiamo. Concludo. Perché l'azione è un processo, un processo è la necessità di utilizzare questo spazio per ripensare, per riprogettare, come momento per avviare processi partecipati e condivisi. La progettazione dell'accessibilità non deve essere, non deve venire solo dagli operatori, ma deve essere, come abbiamo visto con la Fondazione del Comune di Bologna, con la loro esperienza di coprogettazione, essere un'esperienza comunitaria, un percorso. Questo è fondamentale. Chiudo con uno strumento che può essere forse utile, un supporto possibile, che da qualche mese in Leda è nato un nuovo centro, si chiama CRABA, che tra i compiti ha quello di promuovere l'accessibilità e l'inclusione anche per strutture come i musei. È un supporto gratuito, viene fornito soprattutto per la zona del territorio lombardo, non mi dispiace essere territoriale mio malgrado, e anche per attivare questa rete di associazioni che possono partecipare con i musei nella riprogettazione, nel ripensamento. Scusate, ho terminato. Grazie, ma grazie veramente per la sua partecipazione, perché è importante, come si diceva con Lucilla, che le persone che lavorano nelle associazioni per delle persone con disabilità partecipino attivamente a lavorare nel Comitato Accessibilità per portarci stimoli nuovi che noi non abbiamo, perché stiamo parlando di persone che in realtà noi non conosciamo a fondo. È stato gentilissimo, do la parola, e scusi, ma abbiamo i tempi contingentati, do la parola a Cristina Mietico, esperta in politiche culturali, Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali. Il titolo è Attenzione all'accessibilità museale da 0 a 100 a 360 gradi nel periodo del Covid, e partono i 5 minuti. Grazie Cristina. Allora, innanzitutto grazie a tutti voi, spero di riuscire a essere chiara nonostante la velocità di eloquio. Quando ho cominciato a pensare a questo intervento è perché stavo leggendo tantissime cose e pensavo si potesse creare una sintesi, poi a un certo punto l'unica sintesi che mi è venuta è che l'inaccessibilità ai musei chiusi è stata equa, quella sì, come il coronavirus. Le conseguenze però di quella inaccessibilità ai musei in questo periodo non lo sono state. Possiamo fare meglio. E allora mi era venuto un altro titolo, l'ipocrisia della difesa dei più fragili. Prima le donne e i bambini? Abbiamo per caso difeso gli anziani in questa occasione? Siamo riusciti a difendere le donne? L'aumento del 74% di violenza domestica la dice lunga, per non parlare della cura della famiglia. Siamo riusciti a difendere i malati? Anche qui no, perché oltre al fatto che un quarto dei casi è in corsia, c'è da dire che si sono fermati tutti gli interventi e le attività ambulatoriali. Abbiamo difeso i bambini? La didattica a distanza amplifica la dispersione scolastica. Manca l'affetto, e come se non bastasse, io con i genitori, la scuola, ci siamo occupati di far avere i device ai bambini. Mai avrei pensato di dovermi occupare di far avere un pasto ai bambini a Milano in questo momento. L'ipocrisia ancora delle non abbiamo difeso le persone con difficoltà economiche, e metto insieme qui gli immigrati, perché gli immigrati senza difficoltà economiche appartengono ad altre categorie. Ne abbiamo bisogno però di questi immigrati, e più che mettere dei cestini sospesi non è che si è riusciti a fare, ovviamente donazioni e via. Abbiamo difeso le persone con disabilità? Direi che la situazione ha aumentato l'isolamento sociale, soprattutto proprio in chi è disabile o ha un familiare disabile. Ecco, quando penso a musei di disabilità, quello che mi ha atterrito è proprio il rumore del silenzio, al che ho cominciato a cercare dappertutto, a confrontarmi con i colleghi, e forse il calo degli accessi renderà il numero di visitatori con disabilità minimo e quindi poco rilevante per molto tempo. È per questo che non ne abbiamo parlato tanto. Ho parlato poi nella mia cerchia rete di persone con disabilità e famiglie con disabilità, che sono talmente in difficoltà in questo momento che la visita ai musei non rientra tra i loro pensieri. Anche se qualcuno valuta che la quiete che ci sarà probabilmente sarà un'occasione per visitarli, per i loro figli che al rumore, alla calca, non possono convivere. L'ANFAS ci dice che probabilmente è arrivato il momento affinché l'intera collettività predisponga, faccia una rivoluzione per garantire ad ogni singolo cittadino pari opportunità.
L'associazione dei genitori autistici ci dicono che i peggioramenti e l'aumento di comportamenti problema sono notevoli. L'EDA, ancora una volta, ci dice, ci ricorda, deve ricordare che l'assistenza e la cura delle persone non è un'attività che può essere sospesa in attesa di tempi migliori. Arianna, un'amica, mi dice, quando le chiedo, ma cosa pensi dei musei? Ci tornerai? Dice, in questo momento devo solo mirare alla sopravvivenza mentale di tutti noi, sono esaurita. E così Antonio, che è in sedia a rotelle dalla nascita, mi dice che prima di, perché gli avevo chiesto, oltre a quelli, non solo le barriere architettoniche, ma anche altri, dice, ma se io ancora non riesco a accedere a una mostra, perché gli elevatori sono fermi, sono piccoli, non ce la faccio, i quadri, mi ha presentato un sacco di casi. Musei di disabilità ne parlano le linee guida, qualcosa si dice per cui ci dobbiamo prestare attenzione, e allora ho cercato di porvi quattro proposte su cui lavorare insieme. L'obbligo di prenotazione diventa un'opportunità di profilazione, mettiamo sui siti dove si prenota, chiediamo per telefono alle persone se hanno delle esigenze speciali, in modo tale da poter offrire loro una visita adeguata alle sue necessità. Costo zero. Favorire una mediazione umana altamente qualificata, fare rete, perché o ci prendiamo per mano tutti o forse non ne usciamo. Gli accompagnatori sociosanitari possono accompagnare le persone con disabilità anche senza mascherina, con la gratuità e via dicendo. Ma gli operatori didattici, le guide specializzate, ma si può fare una mediazione? Dipende, e qui anche da noi, perché nel momento in cui sono state liberalizzate le attività economico-produttive senza distinzioni dei codici eco, significa che le guide turistiche possono riprendere a fare attività, la loro attività, però con gruppi di massimo 10 persone. Ma se lo possono le guide turistiche che rientrano in una professione riconosciuta e abilitata, gli operatori museali, gli operatori didattici, i mediatori, lo possono o no? Non avere una voce che ci mette, diciamo così, in quegli accordi. Come possiamo? Certo, dipende dalle fasce orarie e dall'estensione dai metri quadri del museo. La mediazione umana qualificata costa, ma dobbiamo darci delle priorità, dobbiamo considerare di usare dei fondi ordinari, dobbiamo identificare dei fondi, dobbiamo fare rete con le associazioni di settore e dobbiamo anche prendere in considerazione che da tutti quelli che ho sentito c'è disponibilità da parte dei privati anche di farsi carico di alcuni servizi di accoglienza, così come lo fanno le persone senza, tra virgolette, disabilità. Una terza proposta è tornare sui disturbi... Tempo concluso, arriva alle conclusioni. Il museo è uno strumento compensativo, benissimo, ma le persone con dislessia non sono portatrici di handicap. Hanno quindi la gratuità col loro accompagnatore, cerchiamo di chiarirlo. E poi, perché non usiamo font certificati, format e impaginazione ad alta leggibilità? Il costo non è superiore a font diversi. Altra cosa che potremmo fare come commissione è verificare l'adeguatezza dei LUCV. E qui vado in conclusione che la disabilità è presente in molti passaggi dei LUCV, ma magari mi sembra non ci sia nelle attività educative di valorizzazione e le relazioni con il pubblico. Sicuramente possiamo riprendere in mano i PEBA, valutare le checklist di ad arte che sono molto chiare. Regione Lombardia mi risulta al momento una delle pochissime, sono l'unica, ad aver aggiunto nel questionario di autovalutazione per il riconoscimento dei musei e delle raccolte museali domande specifiche sulla disabilità. Non è vincolante, ma è uno strumento per capire dove bisogna andare. E concludo quindi. Gli strumenti per superare barriere possono non costare nulla, avere costi che però generano il miglioramento dell'offerta e opportunità di lavoro. Ma quanto ci costa o ci costerà non rispondere alle esigenze delle persone? E citando Calvino, di un museo non godi le 7 o 70 meraviglie, ma la risposta che dà una tua domanda. Grazie. Grazie, qui ce l'hai fatta, nonostante... Gridando giusto, grazie veramente, soprattutto ho visto poi nelle chat che arrivavano per queste suggestioni veramente importanti. Una è la profilazione, che veramente nessuno ci pensa mai, invece è indispensabile. Grazie veramente. Adesso do la parola a Silvia Ferrari dell'Istituto Beni Culturali Regione Emilia-Romagna, accessibilità, l'impegno dell'Istituto Beni Culturali
al fianco dei musei. Grazie, dottoressa Ferrari. Grazie a voi, buonasera, grazie per l'invito. Sarò velocissima, grazie intanto per gli interventi che mi hanno preceduto, ricchi di stimoli che noi, Istituto Beni Culturali, siamo tenuti a considerare e a utilizzare a piene mani. Ovviamente l'Istituto Beni Culturali non può che condividere e sostenere, insieme agli altri istituti culturali della regione, l'importanza del tema dell'accessibilità e il ruolo che ha nello sviluppo delle politiche museali, che è tra i nostri compiti. L'accessibilità è ovviamente un tema globale che IBC ha sempre interpretato nella sua accezione più ampia e trasversale possibile, ponendosi di fianco ai musei e sostenendo gli sforzi di ogni singolo ente per il raggiungimento degli obiettivi di crescita e di cambiamento, che fossero, non so, allestimenti di nuovi servizi, miglioramenti architettonici per l'abbattimento delle barriere, progetti di formazione o valorizzazione di beni culturali, sempre in favore dell'ampliamento di nuovi pubblici e attraverso gli strumenti amministrativi e le politiche culturali che mettiamo in campo. Oggi ovviamente l'accessibilità rappresenta sempre di più un ponte importantissimo per la socializzazione dei musei e per noi rappresenta una missione per l'accrescimento della funzione sociale dei musei. E ovviamente non possiamo più vederlo semplicemente come possibilità di accesso fisico attraverso strutture e infrastrutture. Lo abbiamo testato con l'emergenza sanitaria che abbiamo vissuto, con le misure di distanziamento che hanno portato all'impedimento fisico a fruire direttamente dei musei stessi. E in questo contesto l'accessibilità ha per noi assunto un ulteriore significato, che è stato sempre quello di rimanere vicini alle istituzioni culturali con una missione nuova, in un contesto di deprivazione e di impoverimento dell'offerta, necessariamente, dell'offerta culturale. In questo contesto IBC ha affiancato l'assessorato alla cultura e al paesaggio della Regione Emilia-Romagna nella promozione di una serie di azioni per contribuire a mantenere viva da un lato l'offerta culturale e dall'altro il rapporto con il territorio, offrendo quelle che sono delle piattaforme culturali digitali e anche una serie di canali per il rilancio in rete delle iniziative culturali dei vari musei. E noi siamo consapevoli ovviamente che l'esperienza diretta della fruizione dei musei non sia sostituibile con il digitale, ma questo aspetto ha aperto nuove opportunità e raggiunto nuovi pubblici e ha anche dato la possibilità di sperimentare nuove modalità di progettazione che, come abbiamo visto anche dai contesti precedenti, dagli interventi precedenti, hanno bisogno di essere migliorate. Questo è motivo di riflessione per il futuro. Il nostro lavoro ha portato il tema dell'accessibilità anche al centro delle proposte di raccomandazioni e di linee guida per la riapertura dei musei, quelle linee guida che dovrebbero essere approvate, comunque pubblicate dalle regioni, qualcuno l'ha fatto, qualcun altro sta per pubblicarle, cosa che dovrebbe fare anche la nostra regione. Naturalmente in questo contesto noi siamo assolutamente consapevoli che lo sforzo per la riapertura in sicurezza ha portato molte limitazioni ai servizi e soprattutto delle disparità tra grandi e piccoli musei, tra chi dispone di risorse in grado di approntare gli adeguamenti alle misure di sicurezza e chi non è ancora in grado di riaprire. E questo naturalmente è motivo di ulteriore apprensione e di riflessione sul nostro ruolo di enti che lavorano con i musei. Oggi cosa fa l'IBC? Allora, il nostro impegno per il futuro è quello di intanto di lavorare nell'ambito del sistema museale regionale
e quindi avviare dei progetti di investimento economico che agiranno nel breve e medio termine sotto il profilo di progetti sperimentali e laboratoriali in collaborazione con comuni e con i musei e dal punto di vista anche della formazione. E più a lungo termine il nostro lavoro sarà concentrato nel portare sempre di più l'accessibilità a un ruolo centrale nei progetti di crescita dei musei e pertanto condurre delle azioni sempre più sistematiche e strutturate all'interno del nostro lavoro. Uno degli esempi è il lavoro che stiamo portando avanti per il processo di adozione dei livelli uniformi di qualità per i musei, che appunto è uno degli esempi tra i tanti che il nostro istituto percorrerà proprio come missione per il futuro. Grazie a tutti. Grazie veramente a lei. Io mi scuso, sono un cerbero, ma i tempi sono veramente terribili. È naturale. Grazie. Grazie, è splendido quello che ci ha raccontato, soprattutto per i fondi che la Regione mette a disposizione, che nessuno ne parla mai, e quelli sono indispensabili. Adesso do la parola ad Annalisa Trasati del Museo Tattile Statale Omero, la coordinatrice dei servizi. Il titolo anche questo è molto accattivante, edizione straordinaria della Biennale Arte Insieme, Cultura e Culture senza barriere. Grazie Annalisa. Bella Annalisa. Eccoci qua. un saluto a tutti da Ancona. Ovviamente l'invito più bello è di rivederci, anche perché il nostro è un museo, come ben sapete, particolare, perché è un museo tattile. Quindi capite che questo virus ha colpito nel cuore proprio del museo, tanto che alcune colleghe abbiamo avuto addirittura nei primi giorni delle conversazioni su come addirittura no, sul fatto di reinventarci, ma siccome mi sta ascoltando il fondatore Aldo Grassini, nonché il presidente, assolutamente, ecco, per dirvi che il Museo Mero non abbandonerà mai la sua mission, la sua missione, che è quella appunto in primis di colmare un vuoto che c'era fino a circa 25 anni fa, diciamo 27 per essere precisi, quello cioè il vuoto di far sì che l'arte fosse veramente per tutti, soprattutto per i non vedenti e gli ipovedenti. Sapete benissimo che non si può ancora ufficialmente, cioè non si può toccare nei musei, ma di strada se ne è fatta tanta e il fatto solo di avere in mente un museo come il Museo Mero così tanti anni fa era assolutamente un grande sogno, no? Ma addirittura più che un sogno direi quasi una rivoluzione pacifica. Superato in questo tempo, diciamo, questa grossa, diciamo, barriera sensoriale e culturale del toccare l'arte, che in realtà è una barriera molto più complessa, legata anche alla religione, a tanti tabù che ci portiamo dietro, adesso in un certo senso dobbiamo ricominciare con un'altra sfida. In questo momento sembra anche più grave, no? Cioè più difficile, perché è una barriera sanitaria, una barriera che fa comunque più paura, ma poi ci dicono proprio che non dobbiamo toccare, ci dicono proprio che il tatto è veramente il portatore di tutti i mali. Ma cosa ha fatto appunto il Museo Mero? In realtà è partito, come spesso accade, all'attacco, e quindi ha emanato un'edizione straordinaria, vi ho messo il link nella chat, della Biennale Arte Insieme. La Biennale appunto è un'iniziativa che facciamo da alcuni anni, dall'anno in cui è stato istituito l'anno europeo del disabile. È una iniziativa che ha il patrocinio del Ministero, noi lavoriamo spessissimo appunto con la dottoressa Citorelli, ma anche il SED, eccetera. E di solito è un invito a scuole e musei ad aderire con un tema, un testimonial, ovviamente come tutte le biennali a seconda dell'edizione. Questa edizione straordinaria ci è venuta proprio d'istinto, soprattutto per dire una cosa: attenzione, i musei non si stanno fermando, i musei non si sono mai fermati, anzi ci viene chiesto di produrre, di fare tanto sul digitale. Visto che stiamo facendo, stiamo producendo, stiamo riflettendo, facciamolo in maniera accessibile. L'accessibilità deve vivere nel momento della progettazione, deve essere una cosa che parte dall'inizio, questo per evitare sia sprechi economici, sia errori irreparabili, ma soprattutto perché l'accessibilità è un qualcosa, ormai l'abbiamo penso capito, che fa comodo a tutto, a tutti, che si parli di rampe, che si parli di ascensori, che si parli di contrasto dei colori nelle scritture, di tardi, che si tratti di video.
Quindi, come è stato già detto, un video fatto semplicemente con i sottotitoli, con dei colori, dei contrasti più forti, con una voce narrante che ormai si può assolutamente aggiungere con dei mezzi molto semplici, come tutti da casa, lo si può fare. E soprattutto il museo vuole dire un'altra cosa, che il Museo Mero è a disposizione, cioè nella sua missione il museo, ovviamente di volervi tutti ad Ancona, e siamo contenti e i numeri fanno piacere a tutti, poi siamo in una bellissima sede che è la Mole Bambina Italiana, ma il Museo Mero è un museo statale, un museo MIBACT, è un museo che a chiunque telefoni o scriva per un dubbio, per un parere, per una collaborazione su un progetto di accessibilità, noi ci siamo fin dove possiamo arrivare. Quindi la biennale vuol dire iscrivetevi semplicemente con una mail per dirci cosa state facendo, ma soprattutto se avete dei dubbi su del materiale o su cosa fare, a noi fa piacere discuterne. Ovviamente siamo specializzati soprattutto sulla disabilità visiva, e in caso però vi possiamo anche indirizzare o dare altri riferimenti comunque per le altre disabilità. Quindi ecco, fate di noi quello che volete. Grazie veramente, dottoressa Trasatti. Spero proprio di ritornare nelle Marche a visitare il vostro splendido museo, perché ho imparato tante cose quando sono stata da voi. Siamo di corsa, per cui mi scuso di queste corse, okay. E do la parola a Irene Balzani della Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze. Stare in contatto con le comunità, e grazie veramente a lei per la partecipazione al Museo Mero, è nostro, nel nostro cuore, lo sa. Irene Balzani, eccola, buonasera Irene. Buonasera, allora anch'io vado diretta diciamo al discorso, così da non occupare troppo tempo, e condivido lo schermo con una piccola presentazione. Ah no, non posso farlo? Chiedo a Lucilla di darti l'occhio. Arrivo. Sì. Per questo ti darò un minuto in più. Grazie. 30 secondi, che è un minuto, 30 secondi. Ok. Vedete? Eccoci, perfetto. Perfetto, bene. Allora, appunto il mio intervento vorrebbe essere una riflessione su quello che appunto abbiamo fatto come Fondazione Palazzo Strozzi in questo periodo di lockdown. Ovviamente come tutti gli spazi della cultura è chiuso, quindi siamo in attesa della riapertura, ma anche durante questa chiusura abbiamo cercato di mantenere in qualche modo attivi anche i cosiddetti progetti di accessibilità, che per noi vuol dire tutti i progetti rivolti, diciamo, alle comunità a rischio di esclusione sociale, anche perché sappiamo quanto sia importante la continuità in questi tipi di proposte. Quindi l'obiettivo che ci siamo posti era cercare di mantenere la relazione con le persone in questo momento di distanziamento, un distanziamento che è necessariamente fisico, ma che volevamo impedire che fosse davvero anche un distanziamento sociale, ecco. Per cui sempre mantenendo il nostro ruolo di istituzione culturale, che quindi è vuol dire anche istituzione che ha l'arte come punto di riferimento e punto centrale, abbiamo cercato di portare avanti appunto due dei nostri progetti di accessibilità. Il primo è A Più Voci, è dedicato alle persone con Alzheimer e ai loro carer, e abbiamo cercato di capire come portarlo avanti in un momento in cui non potevamo appunto vederci e le persone non potevano venire. Per cui ci siamo confrontati con tutto il gruppo, perché si creano veramente delle comunità intorno a questi progetti, sia per quanto riguarda le professionalità e le competenze diverse, ci sono degli educatori museali e geriatrici che partecipano al gruppo di lavoro, sia con tutti i partecipanti, che vuol dire persone con demenza che vivono in famiglia e i loro carer, ma vuol dire anche le RSA, che appunto, come sappiamo, sono tristemente in questo momento al centro anche della cronaca. Con loro abbiamo iniziato a capire, a cercare di trovare delle possibili soluzioni, e siamo arrivati alla conclusione di proporre delle piccole attività che viaggiassero attraverso i canali virtuali, utilizzando sia le mail sia i gruppi WhatsApp, perché appunto per alcune persone erano più accessibili rispetto ad avere appunto un collegamento via mail. E quindi abbiamo fatto delle piccole proposte, come per esempio sempre supportate dalle
dai progetti artistici e abbiamo chiesto che cosa vedevano loro dalle finestre, erano un modo anche per presentarsi. Queste sono alcune delle immagini che sono arrivate, quindi poteva rispondere sia a parole sia con delle immagini. E poi abbiamo chiesto, partendo anche dalla mostra del Verrocchio, quindi ad Amato Mazzolino, un dettaglio dei fiori, abbiamo chiesto per esempio quali erano i loro erbari. Questo era un progetto fatto con un artista appunto in occasione di quella mostra, riprendendo quello stimolo abbiamo chiesto ad ognuno di, se voleva, condividere quelli che sono gli erbari appunto che avevano intorno, e ne sono nate appunto pagine anche di, come dire, quasi di poesia, speriamo, quasi di arte involontaria, direbbe Gilles Clément, che ha visto un'ampia partecipazione, più di 40 persone hanno condiviso, hanno partecipato, dicendo anche che queste piccole azioni e questo piccolo modo di stare insieme faceva sentire tutti un po' meno soli. Abbiamo poi ricondiviso tutti insieme questi file, sono diventati veramente quasi degli archivi collettivi. Queste ancora delle immagini che mi faccio piacere farvi vedere. Il secondo progetto invece è Corpo Libero, Vive l'arte con il Parkinson, è un progetto che prevede anche la partecipazione fisica e quindi molto, diciamo, anche motoria della persona. In questo caso la proposta è stata quella di sempre condividere insieme con le persone, e qui anche attraverso l'utilizzo della piattaforma Zoom abbiamo fatto delle riunioni, abbiamo chiesto anche che cosa loro sentivano di aver bisogno, ci hanno detto anche che era proprio anche questo esercizio fisico che per loro era importante. Per cui abbiamo fatto la scelta di condividere dei file audio, anche in questo caso sempre in collaborazione con dei danzatori e degli insegnanti di danza, in modo tale che la compresenza delle diverse professionalità fosse mantenuta. E quindi condividiamo file relativi alle opere, quindi alle opere d'arte, in questo caso per esempio della mostra di Tommaso Saraceno, un file audio relativo sempre alle opere e poi degli esercizi strettamente connessi a quella che è l'opera di riferimento. Chiaramente non sono delle iniziative che vogliono sostituire l'esperienza. Adesso dovresti concludere, Irene. Sì, perfetto. Perfetto, finito. Non vogliono sostituire l'esperienza in mostra, ma sono necessarie nel momento in cui appunto abbiamo tutti dovuto condividere questo limite dell'impossibilità di muoversi. E dall'altro possono essere anche delle possibilità, perché per esempio ci possono dare delle nuove idee, delle nuove sperimentazioni per poter includere anche quelle persone che appunto di solito e normalmente non possono venire, per cui ecco, non soltanto dei problemi ma delle nuove sfide che aprono a delle nuove sperimentazioni. Chiudo. Grazie, veramente il Museo Strozzi ha sempre, lo conosco anche per i convegni che avete organizzato appunto per i progetti per le persone con disabilità, soprattutto cognitiva, è veramente all'avanguardia. Adesso la parola a Lucia Cecio dell'Accademia Carrara di Bergamo, la responsabile dei servizi educativi dell'Accademia Carrara di Bergamo, che svolgerà in 5 minuti dal titolo Persone cieche al museo, da Bergamo una domanda aperta sul divieto di toccare. Grazie. Grazie a voi e buonasera a tutti. Cercherò di essere rapidissima. Non riesco a condividere lo schermo, quindi magari mentre parlo chiedo se posso essere abilitata, così vi racconto attraverso le immagini la nostra esperienza. Diciamo che io ho accolto l'invito della Commissione Accessibilità in senso stretto, cioè la sensazione che fosse un luogo per discutere e per incontrarsi, cosa che credo sia mancata a tutti noi, oltre che ai nostri pubblici e ai pubblici dei musei. Quindi davvero è molto bello vedere tutti questi volti. Sono partita da il progetto che più ha sofferto questo lockdown, che è Valori Tattili. Ditemi se lo vedete, perché non so se ho fatto tutto nella maniera corretta. Per adesso no, però sei abilitata, per cui riprova a condividere, a fare lo share screen. Perfetto. Ecco, perfetto, sta funzionando. Benissimo. Perfetto. E quindi parto proprio da questo progetto che si chiama Valori Tattili, è dedicato alle persone cieche che sono diventate mediatori della collezione Zeri, una collezione che il museo ha accolto nel 1998, donata proprio dal famoso storico dell'arte. Parto da qui non perché sia necessariamente il progetto più importante del museo, ce ne sono tanti altri anche nell'ambito dell'accessibilità, però appunto
appunto è quello che più ha sofferto questo periodo di chiusura, perché eravamo partiti bene e stavamo raccogliendo i feedback del pubblico, quindi sperimentando le visite al museo. Ho cercato di riassumerlo in 10 punti che non sto a leggervi, ma vi invito soprattutto a guardare le immagini del nostro percorso di formazione con Valeria Bottalico, che ha portato poi alle visite tattili che si sarebbero concluse proprio il 6 giugno. Io parlo da Bergamo, quindi un luogo particolarmente colpito dal virus e nel quale ci auguriamo possa esserci un ritorno di turismo, anche se è una parola brutta, ma quindi di attenzione nei confronti del museo e delle attività anche da parte del pubblico di prossimità, quello che abita la città e che spesso non conosce il museo. Questo momento di silenzio, diciamo così, da parte del museo, ma anche di isolamento, mi ha portato a farmi delle domande che sono un po' quelle che ho cercato di sintetizzare così. Come accogliere oggi, no? Una domanda che ci siamo fatti, soprattutto come accogliere oggi una persona che non vede? È più difficile, valori tattili, non possiamo svolgerlo perché non si può toccare, non si può stare vicini, non posso guidare le mani dell'altro. Come non vanificare i progetti messi in campo e la metodologia attuata con tanto rigore? Programmare un riavvicinamento, l'ha detto qualcuno che mi ha preceduto e mi sembra una cosa molto bella, che interpreto come la possibilità di mettersi a progettare, continuare a formarsi, continuare ad ampliare quella che è la possibilità di conoscenza su una collezione, su un progetto e quant'altro, ma anche forse cambiare il proprio modo di agire in qualche misura, perché se abbiamo detto che i musei sono delle antenne, io ad un certo punto ho sentito di essere io stessa un'antenna, perché come faccio a tenere vivo il rapporto? In questo momento sto parlando delle persone non vedenti, quindi con i mediatori che ho incontrato per un anno e mezzo, ecco, quindi ci si sente un po' antenne noi stessi che lavoriamo nei musei. E poi ho trovato molto interessante, e concludo così, non stupire ma condividere. E quindi ecco, credo che sia già iniziato all'interno di tutti i nostri musei o delle associazioni che sono qui un lavoro molto certosino per condividere delle sensazioni, condividere dei modi di agire, ma anche delle domande come sto facendo adesso io. Grazie per lo spazio e per l'iniziativa. Grazie Lucia, però speriamo allora di averti, come tutti coloro che per adesso che sono anche collegati, eccetera, molto presente nella nostra commissione, perché credo che dovremmo fare molte cose insieme con tutte queste idee, questi spazi che si stanno accumulando in questo momento. Volentieri. Perché è indispensabile. Do la parola adesso ad Anna Laferla, responsabile dei servizi educativi di Palazzo Madama, Museo Civico d'Arte Antica di Torino. Un titolo anche questo interessantissimo, Abili per l'arte, sensorialità e parole in museo. Grazie, dottoressa Laferla. Buongiorno a tutti. Ecco, se ci fossimo collegati alle 17:30 sarei stata in macchina con mio figlio, connessa con l'auricolare, a portarlo dal dentista. Ed è per questo fino alle 18:30 così. Quindi io spero davvero che si tratti di un momento, che riusciremo a ritrovarci in una situazione più umana. Abbiamo tutti sfruttato le risorse digitali, un po' fatte in modo casalingo, e hanno sicuramente dato, è stata un'occasione perché anche sui social venisse data maggior visibilità di alcune attività che normalmente facciamo, e anche alle persone che sono il nostro pubblico medio, che è donna tra i 45 e i 65 anni, di buona cultura, che sceglie con attenzione alcune delle attività da praticare. Ecco, in questi mesi noi abbiamo lavorato molto con piccoli video che potessero essere di supporto anche alle famiglie e alle scuole.
anche la chiusura inaspettata della mostra su Andrea Mantegna, per la quale avevamo lavorato molto con la costruzione di materiali tattili con audio, delle schede tattili con poi anche l'audio, la sottotitolazione, la traduzione in LIS, è stata inaugurata e poi subito la chiusura del museo ci ha un po' eliminato tutto anche quello che poteva essere lo studio rispetto a quanto avrebbe avuto, quali feedback avrebbero potuto avere questi strumenti. Però certo, averli poi buttati in qualche modo più all'esterno ha fatto sì che forse anche molte persone si siano accorti di quello che di solito invece viene fatto e rimane un po' nel mondo degli addetti ai lavori, che sono dei gruppi per cui sei famiglia, sei attento ai corsi di storia dell'arte, appartieni alle associazioni di persone con disabilità e quindi ti interessa. Quindi è servito forse a mescolare, a creare un rimescolamento anche del pubblico, a guardare, a fare in modo che il pubblico si potesse guardare se non negli occhi, però attraverso attività diverse. Questi sono aspetti importanti, perché attraverso questa commissione sicuramente il museo può lavorare meglio, può avere più vantaggi per poter produrre e lavorare con anche persone diverse. Speriamo di poter proseguire ad esempio un progetto con Dancewell a giugno, che doveva essere ospitato a giugno, e forse è stata l'occasione per pensare a un evento che verrà fatto in presenza, ma a questo punto probabilmente lo faremo anche con una diretta. Quindi ci sono degli aspetti assolutamente, se vogliamo, positivi, che ci hanno costretto a un cambiamento di marcia. Quello che però io credo è che non si possa fare a meno del museo, come si diceva prima, perché è una comunità, è un luogo comunitario fatto di professionisti e di tutte le persone che invece decidono di varcare la soglia, e quindi forse dovremmo pensare magari di portare, se avremo dei limiti, comunque provare a portare fuori il museo magari parti di collezioni, diciamo, che di solito sono a deposito e che potrebbero essere comunque fruite anche dagli studenti o dalle case di cura o presso proprio alcuni singoli. Ecco, anche su questo forse tutta il mondo dell'assicurazione, della burocrazia che va a tutela degli oggetti dovrà in qualche modo ripensare il museo che esce. Ci sono delle domande, sicuramente quello della qualità che veniva citato prima è importante, perché oggi poi tutto è stato dato gratuitamente, tutte le piattaforme a cui abbiamo attraverso le quali abbiamo vissuto questi momenti così difficili sono gratuite, ma saranno sostenibili per i musei la creazione di nuovi materiali, di nuovi strumenti, e le persone saranno disponibili a pagarle? Il museo le dovrà mettere a pagamento? Sarà in grado di metterle invece gratuite? Ecco, questo è un elemento fondamentale, e quindi tutte le persone che lavorano al museo, e che di solito invece sono i servizi educativi, i dipartimenti che si occupano di questo, saranno chiamati a esprimere e a buttarsi un po' in campo. E infine riconoscere quale linguaggio dobbiamo utilizzare. Ecco, io non vorrei che arrivassimo a scegliere il linguaggio facile, diretto, corto, breve. Ecco, ogni attività, ogni situazione ha il suo linguaggio, e quindi il grande insomma, elemento su cui lavorare sarà sicuramente quello. Bene, interrompere, perché sì. Interrompere. Se ha una conclusione. No,
pure, e però la ringrazio per la sua partecipazione. Lei, oltretutto, essendo a Torino, ha anche c'è un altro direttore che ha pensato a portare qualcosa fuori dai musei, che è Cristian Greco, che come lei sa porta il museo addirittura negli ospedali, per cui forse è una buona linea da seguire per tutti noi, quella di portare il museo fuori, soprattutto adesso. La ringrazio e passo la parola a Silvia Stassi, Musei in Comune di Roma, educatrice museale. Si guarda ma non si tocca, e se non si può guardare, l'esplorazione tattile nell'epoca del distanziamento sociale. Silvia, a te i 5 minuti. Salve a tutti, mi sentite? Salve a tutti, sarò brevissima perché in parte, come era prevedibile, sono stata anche un po' preceduta, insomma alcuni interventi erano contigui in parte alla mia domanda. Sostanzialmente la mia domanda è proprio da operatrice, quindi molto pratica. Come condurre un'esplorazione tattile in quest'epoca di distanziamento sociale in cui il toccare è ancora più demonizzato di prima? Ebbene, io ho cercato di rispondermi e mi sono detta magari una soluzione potrebbe essere il recuperare ampliare l'arte dello storytelling, provando a condurre i non vedenti e i ipovedenti nell'esplorare loro sì tattilmente, usufruendo di guanti a mughina che in tempi non sospetti noi già eravamo costretti ad usare nei musei archeologici. Io sono operatrice soprattutto nei musei archeologici, e invece noi non toccandoli, quindi aiutando con la nostra voce, la nostra descrizione accurata i non vedenti all'esplorazione senza però noi condurli manualmente. Ecco, mi sono chiesta questo e ovviamente ho trovato da sola dei contro, perché se si perde l'esperienza del contatto con il visitatore, ecco, questo contatto spesso aiuta a livello cognitivo, ma soprattutto è estremamente arricchente in senso univoco, cioè dall'operatore al visitatore e dal visitatore all'operatore. Quindi ecco, io credo che si perda un po' il 60% dell'esperienza. E inoltre non tutti i vedenti, cioè soprattutto gli ipovedenti acquisiti, non sempre hanno dimestichezza e autonomia nell'esplorazione tattile, quindi ecco, spesso in questo caso il condurli tattilmente è ancora più importante. E noi come associazione neonata Cubilia siamo nate durante la quarantena, abbiamo pensato proprio di sviluppare la parte dell'audionarrazione, abbiamo risposto all'appello del presidente dell'Unione Italiana Ciechi del progetto Leggi per me, e vorremmo sviluppare tale attività in tal senso. Però ecco, il mio interrogativo insomma rimane, cioè mi piacerebbe trovare degli spunti anche con voi su come fare, perché ovvio che l'audio narrazione da sola non, a mio giudizio, non basta. E un'altra domanda che invece non rientra nel titolo, ma ve la pongo come assistente alla vigilanza e all'accoglienza, quale io sono, oltre a operatrice museale. Mi sono chiesta, saremo noi in grado di garantire l'efficace protezione a delle categorie di visitatori che potrebbero, non necessariamente, ma potrebbero presentare delle comorbidità e una fragilità immunitaria? E a questo punto io mi collegherei anche alla dottoressa Cetorelli e alla dottoressa Miedico, e mi chiedo se come commissione potessimo in qualche modo spingere, invitare a riconoscere di più la figura dell'operatore museale, perché l'operatore museale è una figura che ha contratti estremamente discontinui che si traducono in un servizio disomogeneo. L'unica figura stabilizzata è quella dell'assistente alla vigilanza, ma si punta sempre alla vigilanza. Noi siamo costretti a stare spesso come belle statuine agli ingressi, a dire alle persone non toccate, distanziatevi, fatemi vedere il biglietto, eccetera, eccetera. Ma la maggior parte di noi ha titoli e formazione, spesso proprio esperienza, per poter fare anche la seconda parte della nostra professione, l'accoglienza. E questo sarebbe importantissimo in quell'ottica di personalizzazione di cui parlava la Cetorelli prima, personalizzazione dell'accoglienza al pubblico, e anche in un'ottica di cura nel senso del taking care inglese, cioè la cura del visitatore e la protezione e l'aiuto alla fruizione. È un peccato che tante competenze siano relegate al ruolo di
guardie, oserei dire, insomma. Ecco, e mi piacerebbe trovare con voi, insomma, degli spunti, e intanto grazie mille. Bene, grazie veramente, anche perché è stata nei tempi. Per quanto riguarda la sua ultima domanda, spero che le possa rispondere la persona che si collegherà disgraziatamente per ultimo, ma c'è sempre un ultimo, che è Marco Turini, che parla anche di visitor assistant, per cui se dall'inglese forse invece di questi ASAF che sono tristissimi, forse un visitor assistant sarebbe importante soprattutto alla riapertura dei musei anche per noi. La ringrazio per il suo intervento e le auguro. Grazie a voi. Spero che venga a lavorare con noi nella commissione anche. Che porti sì, sì, ci sono già, ci sono già. Ci siamo veramente. E adesso invece devo dare, devo con piacere, do la parola a Elena Corradini, che è anche un'amica, all'Università di Modena e Reggio Emilia, ed è anche sistema museale, cioè lei si occupa anche di sistemi museali universitari, e, che ci racconta, che ci parlerà di progettare percorsi accessibili in un museo di zoologia. Anche questo è abbastanza interessante. Elena, ci sei? Sì, ci sono. Ciao. Grazie a Lucilla. Chiedevo di poter condividere lo schermo perché ho alcune slide, così faccio prima. Va bene, Lucilla. Saluto tutti quelli della Commissione Accessibilità, vi ringrazio. Intanto comincio. Aspetta che metto la prima slide. Ecco. Non so se si vede questa. No, adesso non ancora, Lucilla, penso che stia... spero in questo momento Lucilla. Lucilla è sparita. Sei abilitata, Elena, sei ciao, abilitata. Lucilla, ciao. Saluto Dario, saluto tutti. Saluto l'Adele Maresca e tutti quelli che conosco, anche quelli che non conosco. Ho lasciato questo percorso che abbiamo fatto, che è un'esperienza fatta alla fine dello scorso anno e che avremmo dovuto replicare, perché che è un percorso tattile, quindi mi collego a quello che hanno detto le colleghe precedenti, proprio perché la tattilità adesso più che mai, in questo momento così difficile, è un problema. Però mi sono data anche delle risposte rispetto al fatto che è un percorso fatto con animali impagliati che possono essere sanificati, e che è il punto di partenza. L'altra via di questo percorso è questo fatto che si potrebbero collegare le proposte di questi percorsi con proprio questi ingressi contingentati in modo tale che fossero messi a disposizione dei visitatori, dei numeri ridotti di visitatori, piccoli nuclei di questi animali che poi vanno via via sanificati. Altro elemento che potrebbe favorire questo è che noi l'abbiamo realizzati in due spazi, in due sale, in una sala d'esposizione e nell'altra facciamo i laboratori, in due sale che sono prima dell'ingresso del museo, quindi due sale che possono essere sanificate. Certo che tutto questo, i musei universitari sono più complicati degli altri perché sono legati a tutta la gestione universitaria e quindi all'accessibilità che si dà ai luoghi dell'università. Per cui ogni università si regola in maniera relativamente diversa. Ho partecipato brevemente a un piccolo incontro che c'era online dell'UMAC e sentivo che anche i nostri colleghi stranieri delle università straniere hanno difficoltà a riaprirli. Ma questo sì, Elena, se devi condividere lo schermo, condividilo adesso perché ti mancano pochi più di due minuti. Ah, io l'avevo già condiviso, ma non è venuto. No. Io l'avevo già messo in condivisione. Scusa. Allora, aspetta. Io l'avevo già messo in condivisione. No, non lo vediamo. Non lo vedete? Non lo so. Io ho messo share the screen. Come devo fare oltre a share the screen? Solo quello. Io devo fare share screen e poi selezionare la videata. Quindi in teoria dovremmo fatto. Prova a rifarlo. L'ho rifatto, adesso torno a farlo. Aspetta.
scusate, se no racconto e basta, avevo le immagini ma non racconto e basta. Mi dispiace farvi perdere questo tempo che è tardi. Io l'avevo condiviso già, ecco, lo condivido un'altra volta, ma non... Dopo che ho fatto share, cosa devo fare? Niente, però non funziona. Dai, hai ancora un minuto, dai che... Adesso arriva, dai che ce la stai facendo. Ma dai, adesso si condivido. Sì, però adesso devi correre. Corro. Quindi questa proposta che è stata fatta secondo me può valere ancora, sebbene ci dobbiamo interrogare sulla validità dei percorsi tattili, però essendo fatta con animaletti secondo me si può ancora fare. Era legata a una, avevamo provato a darci delle linee guida insieme con l'Unione Italiana Ciechi e con la Commissione di Accessibilità di Ateneo in modo tale che questi percorsi fossero facilmente comprensibili. L'altro tema è che questo percorso che abbiamo fatto abbiamo voluto che fosse accessibile per tutti, quindi l'abbiamo lasciato in allestimento permanente su questo tavolone del museo. Quindi gli step fondamentali sono stati la descrizione dell'animale, quanto l'animale si avvicina alla realtà visiva e soprattutto la creazione di un contesto nel quale collocare questi percorsi. I nostri contesti sono stati gli ambienti in cui gli animali si possono trovare e vivono, ambienti che sono stati individuati dalla realtà dell'alta montagna fino alla pianura modenese. Sono stati individuati questi 7 ambienti in cui sono stati contestualizzati gli animaletti. Le figure essenziali per questo sono state il descrittore e il validatore di questo percorso e stiamo elaborando un questionario per verificare l'efficacia in effetti di questo percorso. Quindi abbiamo individuato questo tema, individuato gli habitat, individuato gli esemplari significativi, abbiamo definito il percorso, abbiamo fatto riunioni preliminari come vi ho detto, abbiamo descritto gli habitat e gli esemplari zoologici, abbiamo fatto la traduzione in braille e anche realizzato pannelli di approfondimento per i diversi habitat. Abbiamo individuato poi i focus group dei non vedenti e ipovedenti con cui sperimentare questo percorso. Quindi abbiamo, come vi dicevo, fatto questo percorso tattile che rimane però a disposizione di tutti, che voleva rimanere a disposizione di tutti, e pubblicate le descrizioni che poi sono state con le modalità che vi abbiamo detto e che sono state poi tradotte in braille, abbiamo fatto l'esperienza e l'abbiamo condivisa con Elena, ti devo chiedere le conclusioni perché abbiamo già superato il tempo. La conclusione, scusate se concludo con questo. Questa, noi avevamo cercato esperienze simili che non abbiamo trovato, quindi a noi piacerebbe condividere questa esperienza con i colleghi dei musei di zoologia, con i musei universitari e con gli altri. L'abbiamo presentata velocemente all'AMS a Chieti, ma vorremmo appunto, la proposta sarebbe di condividere un'esperienza simile con loro e di discutere però con voi anche il tema dell'esperienza tattile, perché rimane un percorso che si fonda sulla tattilità. Vale la sanificazione? La domanda è: vale la sanificazione degli animali? Secondo me sì, e con percorsi contingentati che ci consente di sanificare gli animali, oltre che gli ambienti. Grazie. È veramente interessante questo ed è molto complicato anche da affrontare come tema. Ci faremo aiutare dai tecnici. Grazie veramente Elena. Adesso do la parola a Rosa Garofalo dell'Associazione Nazionale Subvedenti Onlus, responsabile delle relazioni esterne del progetto, anche del progetto Descrivedendo. Ci parlerà di un'app Musa, Museo Accessibile. Grazie Rosa, anche per te 5 minuti e grazie veramente della pazienza. Grazie Anna Maria, grazie Lucilla e grazie a tutte le persone che mi hanno preceduto. Io in questo momento non vedo se sono sullo schermo, però se immagino di sì, voi mi vedete? Io ti vedo, ma okay. Sta cancellando, adesso lo mettiamo. Deve Elena Corradini togliere la condivisione dello schermo. Ma tanto io non ho nulla da condividere, posso parlare. La condivisione dello schermo, per cortesia. Scusate. Niente. Allora, è tardi, ormai sono le 8:25, i miei 5 minuti partono. Intanto veramente è stato un pomeriggio interessantissimo, pieno di spunti e di suggestioni che, come dire, trovano un riscontro davvero e confermano il bello di essere qui. Sono tra le poche non
museali, diciamo così, coordino appunto i progetti di associazione nazionale Subedenti, un'associazione che quest'anno compie 50 anni e che si occupa da sempre di persone ipovedenti e dei loro familiari in tutti gli ambiti. Noi ci muoviamo in tutti gli ambiti di cui una persona che ha una problematica visiva ha bisogno, scuola, lavoro e naturalmente l'accessibilità nell'ampia parola e il significato che ha questa parola. E da diversi anni ci occupiamo di accessibilità museale e in particolare di fruibilità con il metodo Descrivedendo. Sarò brevissima, Descrivedendo è un metodo scientificamente validato e provato che realizza descrizioni oggettive e morfologiche delle opere d'arte attraverso seguendo delle linee guida che permettono di avere una descrizione oggettiva. Perché? Perché è molto importante mettere tutte le persone, naturalmente, e non solo le persone ipovedenti, ma tutte le persone sullo stesso piano davanti a un'opera d'arte e poterla fruire completamente. Perché fruire e accedere non sono sinonimi e questo è molto importante. Naturalmente stiamo lavorando con i più grandi musei milanesi e lombardi, Cenacolo Vinciano, Pinacoteca di Brera, Castello Sforzesco, abbiamo lavorato anche con il Museo Archeologico di Angera, Museo del Novecento e adesso in questo Museo Diocesano stiamo facendo un grande lavoro con il Museo Diocesano di Milano e nel frattempo abbiamo anche, grazie a un finanziamento di Fondazione Comunità Milano, stiamo sviluppando un'app, l'app Musa, Museo Accessibile. È un'app completamente accessibile e gratuita per le persone, gratuita per tutti ed è accessibile a quelle che sono le opzioni già native di tutti i dispositivi per le persone con disabilità visiva, ma diciamo la novità rispetto a quello che già esiste nei vari store è il fatto che naturalmente veicola le descrizioni Descrivedendo, oltre che ai contenuti storico-artistici presenti e relativi alle opere, ma soprattutto ha delle funzionalità di realtà aumentata, anch'esse accessibili alla disabilità visiva, che permettono un'interazione molto importante con le opere d'arte. Naturalmente questo momento così difficile che stiamo vivendo è un momento difficile per le persone con disabilità visiva perché lo sappiamo perfettamente, il distanziamento è qualcosa che sta creando difficoltà in tutti noi, ma in una persona che vede poco e male o che non vede, crea ancor più isolamento. È molto importante quindi cercare di trovare delle soluzioni che possano in qualche modo dare quel benessere che l'arte dà. Abbiamo detto, ed è vero, l'arte e i luoghi dell'arte sono luoghi positivi che fanno bene soprattutto a chi magari ha delle fragilità e forse la parola chiave la possiamo trovare, noi ci stiamo interrogando su questo e dialogando col museo che trova per esempio in quelle che sono le nostre attività, le nostre consulenze, il nostro metodo, una chiave per creare percorsi accessibili, inclusivi e soprattutto condivisi e quindi fornire pari opportunità a tutti proprio attraverso l'accompagnamento della parola, una parola scritta in un certo modo che sia in qualche modo davvero di partecipazione. Questo è il grande riscontro che riceviamo soprattutto da chi sta nel museo, perché noi siamo la parte delle persone che diventano quando vengono in museo i visitatori, ma in realtà rimangono persone che hanno sempre voglia di essere se stesse e di poter fruire in modalità partecipata, condivisa e di pari opportunità con tutti di tutto quello che all'interno del museo voi, potete offrire, che è molto importante. Non so quanto manca, perché è già finito il tempo. Scusatemi, vi do solo un appuntamento, se posso. 29 maggio, ore 17, sempre su Zoom, potete partecipare a un evento che facciamo per la Milano Digital Week dove ci sarà proprio la presentazione dell'app Musa con l'Università
di Milano col Dipartimento di Informatica, faremo vedere tutte le funzionalità dell'app. Troverete tutti i riferimenti sul sito www.descrivedendo.it. Grazie. Grazie, però se ci mandi anche tutto sulla, noi lo diffonderemo come commissione accessibile. Esatto, stiamo preparando il comunicato stampa. Grazie, aspettiamo il comunicato. Grazie veramente Rosa, grazie, anche per essere stata nei tempi e per questa interessante app che ci hai descritto. Adesso Daniela Trunfio dell'Associazione Più Cultura Accessibile, la presidente dell'Associazione Più Cultura Accessibile, nuovi modelli di produzione e fruizione culturali, Manifesto Cultura 2020. Ho avuto il piacere di conoscere Daniela in Piemonte ormai lo scorso anno e aspetto di sentire cosa ci racconti. Grazie. Mi sentite? Sì. Ok. Allora, vi ringrazio tutti e sono molto felice di essere qui. Sono anche molto felice di aver resistito anche a questa maratona, quindi significa che gli argomenti erano molto interessanti. Mi piacerebbe offrirvi un coffee break, ma non è possibile. Spero che lo sarà presto. Allora, la mia associazione si occupa di promuovere e realizzare modelli di fruizione e di cultura accessibili. In questo periodo di Covid, in realtà credo che tutti siamo consapevoli di aver vissuto tutti una disabilità. Cioè, ci è stato vietato l'accesso alle piazze, ai parchi, alle scuole, ai teatri, ai cinema, ai musei, e quindi forse per un momento possiamo aver avuto l'occasione di ragionare come veramente possono sentirsi defraudati un po', no? Tutte le persone disabili di una libertà, di una capacità di accedere, di una capacità di fruire. Questo è stato una prima premessa. La seconda è stata quella di incominciare a ragionare su che cosa avremmo trovato dopo il Covid. Dopo il Covid, ahimè, ne sono quasi convinta, come qualcuno ha già sottolineato, l'accessibilità verrà accantonata, così come l'abbiamo sempre vissuta noi, e ci sarà una desertificazione nei luoghi della cultura. Allora abbiamo promosso questo manifesto, che è un ragionamento di sistema per il welfare e la democrazia culturale, che riguarda un po' la necessità di costruire, dopo questa terribile esperienza, nuovi modelli culturali di produzione e di fruizione. Significa pensare alla cultura come elemento di welfare, si tratta di promuovere una cultura live e online che abbia veramente un senso e non come questa massa di proliferazione, di contatti, di video che abbiamo subito in questo periodo di chiusura. Si tratta anche di capire che cosa significa produrre online. Online significa competenze, significa denaro, significa avere la possibilità di aprire un canale parallelo che possa servire a incuriosire e possa incentivare anche l'andata in un museo successiva. Che cosa significa anche cercare di vivere la cultura nei luoghi di prossimità, quindi cercare di avere la possibilità di legare la cultura al territorio e quindi di promuovere piccoli musei, piccoli cinema, piccoli teatri che possano in realtà andare incontro alle necessità territorio per territorio, zona per zona. Mi farebbe anche piacere l'idea che si invertisse il rapporto museo o cultura per il turista e si ritornasse al museo cultura per la città. Mi piacerebbe che si invertissero, che non si tornasse alle mostre star, ma che si tornasse a valorizzare i patrimoni che stanno dentro nei musei. Mi piacerebbe capire che cosa ne è stato di tutto del mantra di questo ultimo periodo dell'empowerment
e del audience engagement e quanto in realtà queste politiche culturali che abbiamo fatto finora abbiano realmente potenziato le capacità intellettive dei visitatori che, ahimè, sono stati scambiati per consumatori. Non vogliamo più la cultura merce, vogliamo la cultura come processo di conoscenza. Senza questo cambiamento di marcia, noi ci ritroveremo ad avere una cultura esattamente come quella di prima, attenta allo sbigliettamento e, come diceva in realtà un intervento che mi è piaciuto molto, bisogna cambiare i parametri di valorizzazione. Perché se la valorizzazione di un museo è lo sbigliettamento, non andremo più da nessuna parte. E ricordiamoci che avremo di fronte realmente una desertificazione. Come lo riconquistiamo così? Daniela, ti devo chiedere di concludere perché il tempo è cessato. Vorrei più soldi per la cultura, non bonus arte. Vorrei che la gente fosse aiutata dal Ministero con una facilitazione economica per entrare non solo nei musei, ma sarà poi il turno dei cinema, dei teatri e degli auditorium. E io ho finito e vi ringrazio per avermi dato questa possibilità e questa opportunità. Come vi ho messo nella chat, il manifesto è scaricabile dal nostro sito. Grazie mille, Anna Maria, è stato un piacere. E per me, Daniela, veramente un grande piacere rivederti anche se a distanza. E poi quello che hai detto è veramente molto interessante. Siamo tutti persone con disabilità in questo momento. E qualcun altro lo dirà perché Elena Console, dell'amministratore della TEA, ci parlerà di accessibilità ai tempi del Covid-19, siamo tutti disabili, e anche a lei 5 minuti canonici che partono da adesso. Elena Console? Non la vedo. Ok, mi sentite adesso? Perfettamente. Grazie ancora per l'invito. Io sono l'amministratrice della TEA, che è un'azienda calabrese che si occupa da molti anni di ricerca nel settore dei beni culturali. Noi puntiamo soprattutto sulla fruizione accessibile. Abbiamo realizzato un sistema multisensoriale per la fruizione delle opere pittoriche che si chiama AIVES, acronimo di Arte, Innovazioni, Visioni, Emozioni, Sensazioni, che è destinato anche ai soggetti disabili, nello specifico i non vedenti, che sono stati direttamente coinvolti nella sua realizzazione attraverso l'IRIFOR, insieme con altri nostri partner, quale Omniac, Studio Rubino, Università della Calabria. Esattamente un anno fa noi eravamo all'Istituto Cavazza per testare questo sistema. Questo sistema che attraverso un mix di audio, video, vibrazioni e profumi, ma soprattutto storytelling, perché per noi i contenuti sono al centro e la tecnologia è accessoria, vogliamo comunicare l'arte suscitando le emozioni. Sociale nel sociale, perché la creazione di AIVES hanno contribuito anche alcuni detenuti del carcere di Catanzaro per la realizzazione di queste particolari opere d'arte. Dietro AIVES c'è dunque una filosofia che si basa sul concetto di accessibilità e che noi seguiamo per poterci adeguare a quanto questi tempi ci richiedono e ci impongono. Infatti il Covid ci ha innegabilmente cambiato la vita, in parte sappiamo bene come, in parte ancora non lo sappiamo. In qualche modo ci ha reso tutti disabili, nel senso che tutti ci siamo trovati a vivere e a condividere le medesime limitazioni, limitazioni che per un segmento dell'umanità fanno parte della quotidianità. Non poter uscire, non poter usare, non potersi servire, non poter disporre. E questo ci riporta al concetto di accessibilità e a comprenderne il senso. L'accessibilità non è connessa esclusivamente alla disabilità, generalmente si fa questa associazione. Accessibile significa raggiungibile, praticabile, chiaro, comprensibile, facile, semplice. Accessibili che possono essere, non sono collegati solo alla disabilità. Accessibile vuol dire rendere possibile a chiunque di fruire di un qualcosa, in questo caso l'arte. Non è solo l'abbattimento delle barriere fisiche, ma soprattutto il superamento di limiti mentali. Una situazione come quella che noi stiamo vivendo ci pone delle sfide. Che cosa dobbiamo fare? Analizzare la problematica e scomporla, di capirne le componenti, gli aspetti e trovare poi così le soluzioni adeguate. Un po' quello che diceva il processo che diceva Biggio all'inizio. Dobbiamo prima di tutto focalizzare, capire i problemi che la presenza del Covid ha generato, quindi la fase di ascolto.
dobbiamo capire quali sono i fabbisogni dei diversi target di utenza, quelli che vanno dallo studioso al bambino, quindi tenendo conto dell'utente medio in particolare, quindi è la parte di coprogettazione, coinvolgerli nelle soluzioni, nel trovare le soluzioni. Rispondere, come rispondere in maniera adeguata a questo momento e rispetto ai diversi beneficiari, con i limiti che ci sono imposti e che ci saranno imposti dalla pandemia, quindi questa è la fase di sperimentazione. Ma soprattutto dove trovare le risorse, anche questo non si può prescindere. Problemi uno su tutto in questo caso è il distanziamento sociale che ci impone dei limiti fisici e dei limiti anche psicologici, come diceva prima il buon Fabio Fornasari. Non so quanti di noi faranno le cose con la stessa tranquillità di prima. I limiti fisici quindi necessitano soprattutto di soluzioni tecniche e strutturali che ci aiutano, che aiutino poi a mantenere le distanze, a sanificare gli ambienti contenendo i costi e i tempi di queste operazioni. Non è una banalità la sanificazione, soprattutto per luoghi che vengono frequentati costantemente come i musei. Se vogliamo pensare alla riapertura del museo, è un problema da risolvere. Eventualmente sistemi per la sanificazione a basso costo e facilmente trasportabili. Capire il fabbisogno, quello che è principale è produrre benessere, considerando però i limiti che ci vengono imposti. Prima si diceva l'impossibilità appunto di star vicini, di poter accompagnare le persone non vedenti, di farli fare delle visite tattili, eccetera, eccetera. Quindi questo significa che dobbiamo pensare delle modalità diverse di porgere i contenuti per tener conto di queste limitazioni. Impossibile quasi pensare di utilizzare delle autoguida, dei touchscreen. Quindi dobbiamo strutturare in maniera adeguata i nostri contenuti rispetto a delle tecnologie che ci rendano questi contenuti fruibili e sicuri, come per esempio prima si parlava delle installazioni che aveva suggerito Luca Ciaffoni come quelli con i beacon. Quindi le installazioni devo chiederti di arrivare alle conclusioni che hai già superato il tempo, grazie. Che attivano il movimento e non la tocco, app che attivano i contenuti come appunto quella che si diceva prima. Contenuti, dobbiamo calibrare i contenuti perché siano accessibili in relazione a diverse possibili disabilità, ricorrendo al multisensoriale e all'emozionale. La cosa più importante sono i contenuti, senza i quali nessuna tecnologia ha senso. Come si diceva prima, digitale bene, sì, ma non basta. Grazie. Grazie veramente Elena, oltretutto è interessante il lavoro che hai fatto con, anche col carcere di Catanzaro, perché l'accessibilità e l'inclusione è sempre a 360 gradi. Grazie mille, adesso do la parola a Marco Turini. Last but not least, perché un buon ultimo ci deve essere sempre, ma vedo collegate ancora tantissime persone e questo mi fa piacere perché abbiamo fatto un'ora tardissima. Marco Turini è il fondatore di Idea Museo e ci parlerà, anche il titolo è sempre molto accattivante, A distanza di accoglienza. Lui ha parlato degli famigerati AFAV, assistenti alla fruizione dell'accoglienza e vigilanza, e che ho seguito un po' gli articoli che ha scritto e sono veramente molto interessanti. L'abbiamo citato prima per il visitor assistant e adesso aspetto che ci racconti qualcosa. Grazie Marco. Bene, grazie a voi innanzitutto, grazie dell'accoglienza visto che siamo in tema. E niente, mi presento brevemente, sono titolare di una piccola azienda che si occupa di consulenze museali e in particolare noi ci occupiamo di ricerca sul pubblico, di sviluppo del branding, se così si può chiamare, e di formazione professionale. E proprio sulla formazione professionale, diciamo, verte il mio piccolo intervento. Non ho slide, quindi state tranquilli, sarò brevissimo. E vorrei appunto di tutte le figure che operano all'interno del museo, spesso, come ha evidenziato la collega Silvia Stassi poco prima di me, gli addetti all'accoglienza e alla vigilanza spesso vengono un po' ignorati, no? Anche nella pianificazione, no? Di quello che poi in realtà è l'interazione con i pubblici virtuali, ma soprattutto quelli fisici. All'improvviso, dopo 2 mesi di quarantena, ci ritroveremo di fatto catapultati in un mondo reale e i visitatori rientreranno e dette l'accoglienza e la vigilanza saranno proprio in prima linea ad accogliere queste persone. È stata stilata una sorta di canovaccio di regole da seguire che verranno interpretate probabilmente anche con il buon senso, immagino. Però ecco, mi domando, saranno preparati queste persone
ad accogliere con le dovute precauzioni tutti i variegati pubblici che entreranno, oppure cioè, li vedremo solamente come delle figure, come dei gendarmi che cercheranno semplicemente di allontanarci dalle opere, oppure magari ci indicheranno, ci misureranno la temperatura o assicureranno le distanze. Ecco, io vorrei veramente invece spostare diciamo, l'attenzione dalla vigilanza all'accoglienza, perché abbiamo bisogno veramente di acquisire anche quel rapporto umano che abbiamo perso durante questa quarantena. E quindi è un po', a volte è un po' triste sapere che in alcune realtà si sta tagliando invece proprio su questo personale che invece sarà appunto determinante per assicurare queste, per far assicurare le misure di sicurezza. Però io pensavo a un altro tipo di formazione, e immagino, scusate il paragone un po' forse forte, agli assistenti di volo. Chi entrerà in un museo dopo questi mesi sarà un po' come entrare in un aereo la prima volta, cioè c'è un sistema di regole fondamentali, molto importanti, che saranno fatte rispettare attraverso un sistema informativo, quindi saranno dei pannelli, delle brochure, eccetera, ma soprattutto saranno delle persone che con un linguaggio verbale, non verbale, anche con un atteggiamento, cercheranno di farle rispettare, possibilmente in maniera empatica, in maniera che sia in qualche modo diciamo di incoraggiamento anche, cioè chi ha detto appunto la cultura che cura, cioè i musei saranno veramente forse un modo per riappropriarsi, cioè risentirsi in qualche modo a casa e diciamo ritornare a quello che sono il nostro stato di normalità, se così si può chiamare. Con il museo appunto, ma già prima del Covid, abbiamo pensato a un corso di formazione per gli addetti all'accoglienza e la sorveglianza che si chiama il Museo Umano. Il Museo Umano proprio perché si tratta di in qualche modo di incoraggiare lo sviluppo delle relazioni interpersonali e comportamentali degli addetti alla sorveglianza e all'accoglienza, e anche più interessante di tutti, con i pubblici. Quindi quello che quello che mi viene in mente adesso di questo recupero appunto del rapporto umano, e che mi vengono in mente le parole di Ezio Bosso, il musicista che è scomparso da pochi giorni, che appunto non c'è un futuro senza vicinanza, e l'arte e la cultura avranno in futuro, ma soprattutto in questo periodo di dopo Covid, avranno il ruolo di accompagnarci con dolcezza, se vogliamo, alla cosiddetta normalità. Per questo i musei sono veramente, avranno un ruolo determinante in questo, diciamo, riacquisizione di una socialità non più virtuale ma reale. E quindi accederemo ai nostri musei non più a distanza di vigilanza, ma possibilmente a distanza d'accoglienza. E ho finito. Grazie Marco, oltretutto sei stato proprio nei 5 minuti esatti, non ho dovuto neanche richiamarti. Ringrazio veramente tutti, anche perché spunti estremamente interessanti, e spero di ritrovarvi tutti in Commissione Accessibilità. Adesso do la parola a Lucilla Boschi, che è appunto, come voi ben sapete, la coordinatrice della Commissione, che ha il compito più duro di tirare le fila di questa giornata veramente lunghissima. Grazie Lucilla, a te. Grazie Anna Maria, grazie a tutti i partecipanti, sia chi è intervenuto, sia chi ha seguito, sia su Zoom che su Facebook. So che siete stati tantissimi. Queste mie non sono delle conclusioni, perché per me questa conversazione non si chiude oggi, questa conversazione inizia adesso. Noi non smetteremo di parlare di questi temi come commissione, e per questo che faccio anche mio l'invito di Anna Maria. Chi è già nella commissione di voi, vi chiediamo, siate con noi, partecipi. Chi, nel caso ci fosse qualcuno che non è ancora iscritto alla commissione, vi aspettiamo, perché abbiamo bisogno di una cosa che è stata citata tante volte, dall'inizio, dal primo intervento, le persone, perché sono le persone che fanno i musei, sono i nostri visitatori, quei numeri che purtroppo a volte ci rinchiudono in una scatola, in un atteggiamento,
quei numeri sono fatti di persone, una diversa dall'altra, ognuna con le proprie esigenze, ognuna con le proprie abilità, disabilità, patologie, malattie più o meno visibili, difficoltà economiche, sociali, di linguaggio. Quindi il nostro lavoro per me è importantissimo e per quello credo davvero tanto in questa commissione, come ha detto Anna Maria in apertura, con le sue parole sono anche mie. E visto che vogliamo partire dalle persone, come ha detto nella chat poco fa Cristina Vannini, il distanziamento a cui ci costringe il Covid non è sociale, è fisico, perché noi dobbiamo, è un nostro dovere, è una nostra missione, di nuovo sociale, restare vicini a tutte le persone, nei modi che possiamo, con tutti i limiti che ci può offrire la tecnologia o che adesso ci fornirà la fase 2 con i guanti che, o con il dover stare distanti, ma dobbiamo essere comunità. La pastorale di cui ci parlava Mimma nel suo intervento è questo, essere comunità, essere presenti. Questa quarantena a molti di noi ha fatto riscoprire le relazioni di prossimità, i vicini che abitavano nel condominio e con cui non avevamo mai parlato. Abbiamo passato gli ultimi 3 mesi a parlare più con loro che con chiunque altro. È una storia che baso su di me, ma so anche da tanti altri. E per me è un esempio. Dobbiamo essere vicini, dobbiamo essere comunità nel rendere i nostri, dobbiamo rendere i nostri musei luoghi di comunità, luoghi che permettono alle persone di, anche di apprendere, perché siamo anche questo, con le modalità adatte a tutti, perché non tutti hanno il linguaggio e le competenze necessarie per capire delle didascalie complesse, delle informative. È stato ricordato anche l'importanza del sito web del museo e dell'aderenza alle linee guida. Io, come molti di voi sanno, lavoro in particolare con le persone con disabilità visiva e pluridisabilità. E ogni tanto chiedo perché non vanno nei musei se non ci vanno. Una delle risposte più frequenti è perché non so cosa c'è dentro. Non so cosa c'è dentro perché quel museo non è stato in grado di comunicarmi cosa io potevo andare a fare lì, cosa potevo trovare, come mi sarei sentito accolto. I siti dei musei sono spesso ricchissimi di contenuti, ma spesso sono contenuti non per tutti. E noi come Commissione Accessibilità, in questo abbiamo anche un lavoro condiviso con la Commissione Tecnologie Digitali, Anna Maras ci ha dovuto lasciare per altri impegni, ma è comunque con noi in qualche modo. Abbiamo un gruppo di lavoro intercommissione per questo, perché la tecnologia deve essere accessibile in tutti i suoi campi, nelle app, come ci hanno ricordato Rosa, Luca, Elena, scusate, io faccio dei nomi ma non vorrei dimenticare qualcuno, è tardi e siete tantissimi. Nei siti web, come abbiamo visto le linee guida, come appena detto, in tutto ciò che nel museo noi dobbiamo ricordarci che le persone che entrano, per entrare devono essere motivate, e devono essere motivate a sentirsi accolte, a non trovarsi delle barriere che non sono solo banconi altissimi per chi magari ha una prospettiva visuale diversa perché è seduto su una sedia a rotelle, ma anche perché è affetto da condroplasia, da nanismo, da altre patologie che ne differenziano l'altezza di visione del mondo. Le barriere sono anche le persone, per questo è importantissimo il ruolo del personale di accoglienza, di guardania, che ci ha ricordato Marco, che ci ha ricordato anche Silvia, perché le prime persone che vengono incontrate nel museo dalla persona che entra sono loro. Possiamo avere tutti i contenuti accessibili che vogliamo, ma se al bancone d'accoglienza, alla biglietteria, non vengo accolto come persona nella mia interezza, io non avrò fatto un'esperienza completa del museo, avrò avuto una frustrazione e non so se sarò motivato a ritornare in questo museo. Ci sono tante cose da dire, ne vorrei dire tantissime, ma le diremo. Organizzeremo altri incontri anche su Zoom, abbiamo questa opportunità che al di là del momento attuale ci permette anche di incontrarci a distanza, visto che siamo sparsi in tutta Italia e non solo, ci sono persone collegate anche dall'estero in questo momento.
che dire, abbiamo un compito ed è far sentire la voce delle persone che devono poter entrare nei musei, fruire della cultura, fruire dei contenuti, poter leggere, poter toccare, poter sentire, poter usare i propri linguaggi, tutti i linguaggi possibili. Noi abbiamo questa missione e non possiamo fermarci, anche quando a volte ci sembra tutto molto difficile. La crisi è un'opportunità, ci è stato ricordato prima, è vero, la crisi ha creato difficoltà. Ringrazio Cristina Miedico per quei minuti intensissimi in cui ho ricordato tutte le categorie che sono state messe più in difficoltà in questo periodo. I bambini, gli anziani, le persone con disabilità, le donne vittime di violenza. Non per tutti le mura di casa sono state un luogo sicuro. Per qualcuno uscire di casa è un luogo sicuro. Ci sono situazioni che conosco anche personalmente in cui stare in casa non è bello. E quindi noi abbiamo questo compito, questo ruolo sociale del museo. Siamo antenne, possiamo essere luoghi sicuri, luoghi alternativi in cui andare, dove prenderci cura delle persone. Sono tante le parole che ho in mente, le parole che avete detto tutti voi, e sono tutti temi interessantissimi che voglio fortemente, so che anche Anna Maria lo vuole, e spero anche tutti voi, portare avanti come lavoro della Commissione. Mi fermo qui perché sennò veramente facciamo notte, come abbiamo detto scherzando con Anna Maria, ma ci siamo vicini. Però abbiamo detto che lasciavamo lo spazio se c'erano delle domande. Assolutamente sì. Poi però scriveteci e poi magari facciamo un'altra sì, diretta. Sì. Grazie. Assolutamente, sì, grazie a voi. Ci sono domande? Recuperiamo le domande, se ci sono. Allora, domande da Facebook. Martina Tognelli dice: sono una studentessa dell'Università di Bologna, campus di Ravenna. Mi piace molto la linea di lavoro della Fondazione di Bologna di Mauro Bigi. Tocca alcuni dei miei interessi principali che svilupperò nella tesi magistrale. Si può avere qualche informazione più dettagliata o dei contatti, per favore? Grazie mille. Non so se Mauro è ancora con noi. Mauro, se ci sei. No, temo che non ci sia. Forniremo dei contatti, se Martina Tognelli è ancora collegata, se no chiedo a chi mi sta supportando su Facebook di segnalare, di scrivere alla mail della Commissione e forniremo tutte le informazioni necessarie. Poi passo alla domanda di Claudia Sonego, spero di mettere l'accento al posto giusto, che ha chiesto a Cristina Miedico perché è stato detto nell'intervento che le guide non sono figure riconosciute. Che cosa si voleva dire in particolare in riferimento all'accessibilità? In realtà poi siamo andati avanti molto tempo a parlarne in chat, per cui pensavo, credo anche che non ci sia più, perché prima ci ha salutato, ma non importa. Facevo riferimento al fatto che le guide turistiche hanno un'abilitazione, un patentino e associazioni di categoria che stanno seguendo da mesi la possibilità di tornare a lavorare e quindi che stanno chiedendo chiarezza. Possiamo farlo? Con quante persone? Con che modo? E in Lombardia hanno risposto. Mentre per quello che riguarda la mediazione culturale all'interno dei musei, io non ho ancora capito se veramente possiamo, perché credo anche dipenda dalle dimensioni del museo, dall'attrezzatura del museo, sia magari difficile dare una risposta definitiva. Le persone, gli assistenti sociosanitari sicuramente possono accompagnare le persone con disabilità, ma non conosco, se qualcuno conosce chiedo a voi, associazioni di categoria di operatori museali o mediatori culturali museali che abbiano fornito una risposta chiara in tal senso. Grazie Cristina. Altra domanda, Cristiana Teveroni da Facebook.
Grazie, vorrei chiedere se sia possibile fare un glossario di termini archeologici e inserirlo all'interno di un progetto di accessibilità per persone con disabilità. Parlo anche in riferimento alla lista alle persone non vedenti. Qui però, qui apre, esatto. C'è esatto. Noi abbiamo la parola glossario. Glossario, noi ci abbiamo provato, ce l'abbiamo il glossario, ma ci hanno bloccato, ma adesso, anche se ci hanno bloccato... Ma noi ci riproviamo. Noi anzi lo pubblicheremo sul nostro sito Accessibilità e chiederemo a tutti di implementarlo. Sarà il modo per continuare. Vero, Dario Scarpati? Vero. E lo faremo. Questa volta è una minaccia. E sai che a certe minacce sono sensibile, quindi... È pronto, ce l'abbiamo, ci hanno bloccato, non so per quale strano motivo, ma adesso non ci facciamo più bloccare. Sì, non era splendido, sicuramente era un semilavorato, ne abbiamo coscienza che non siamo, non abbiamo così fatto tutto quello che si doveva fare, ma la perfezione è nemica del buono, mi diceva un saggio. E noi abbiamo fatto invece una cosa molto buona, per la perfezione non ci interessa, però chiediamo a tutti di collaborare contro questo glossario che era un'opera buona, non perfetta. Grazie Dario. Abbiamo Silvia Stassi che già si è offerta volontaria per aiutarci come archeologa nel glossario, quindi... Ma dove eravate tutti voi quando facciamo le riunioni di accessibilità che non c'è mai nessuno, eh? No, io ho partecipato al glossario, Silvia. Ho scritto qualche voce, già, però certo, è difficile. I termini archeologici sono ostici. Bene. Non vedo altre domande, quindi... Dai, ci si ormai è notte fonda. Ormai è notte fonda. Ci sono ancora 40 persone su Zoom, non so come abbiano fatto. Cosa dici, Lucilla? Li ringraziamo tutti? Direi di sì. Fine della prima parte, ci sarà esatto. Una seconda parte, veramente grazie. Una seconda, una terza, una quarta. Tante. Grazie a tutti, davvero. A presto, è prestissimo ed è una minaccia, come direbbe Dario. Glossario, parola glossario. Grazie, ciao. Grazie a tutti, ciao. Ciao. Ciao.